cala eh, cioè nel senso la casa qui, qui sotto, la casa. La, casa, la, sotto la casa cioè come la sai la risposta Maria Grazia Maria Grazia e limoni Maria Grazia La casa qui, qui sotto è la casa, casa. Cioè, come la sai la risposta? Maria Grazia, Maria Grazia, Maria Grazia e Limoni. Maria Grazia! Me la sai la risposta? Sì, Maria Grazia, Maria Grazia, e limoni, Maria Grazia. sotto della ah! casa ah! come la sai la risposta? Maria Grazia, no! No! Maria Grazia, limoni, Maria Grazia e limoni! Buonasera a tutti ragazzi, buonasera e buona domenica! Eccola la nostra sigla, infatti mi stavo preoccupando che non arrivasse ma siccome siete subito sul pezzo ormai lo sapete al 3, 2, 1 che facciamo? Andiamo su con le mani, vai! No, scusate, non vedevo. Allora, innanzitutto saluti. Buonasera, Lalla, tesoro. Buonasera, scusate che piazzo. Il... Ecco, eh, ah, così, bene, perfetto. Così almeno vi vedo. Rischio anche di sradicare tutto, però vi vedo. Buonasera Tattino, ciao tesoro, ciao Mary, come va, come state ragazzi? Ma vi sono un po' mancato, lo so, chiedo venia se non ho fatto le live, ma tra l'arrivo di mia suocera qui in Germania e il lavoro che mi ha letteralmente sderenato, nel vero senso della parola, eh, non, non sono riuscito a farle, quindi chiedo venia, chiedo venia, buonasera a tutti, ciao Dani, come state? Allora ragazzi, questa sera... Madonna, ho sentito una fiadata! <ride> allora questa sera ragazzi, questa sera è una serata piccante, ve lo anticipo, quindi se volete, come dire, riscaldare il vostro sangue, rimanete qui, ma non solo con me, ma anche con lei, con la nostra. Picci, anzi la piscina. No, oh, buonasera, pasticcino mio. Oh, mia piccola Maron mia piccola crostatina di fragole, come stai? Bene, amore, tu come eh? stai? Beh, ecco, vedo tattino, eccola, e tre ecco limoni. Qua. Ecco, ecco fatto, poi, ecco. poi scopriremo perché, tattino per, tattino Per forza, te lo dobbiamo scoprire per forza Per forza, forza. eh te, te so, per forza, non si scappa, ecco eh, Come state? Come stai? A te parlo il plurale praticamente Perché siamo io, Picci, Eleonora Eleonora, <ride> la Picci, noi, noi, noi tutte, stiamo bene Tu stiamo e i pasticcini, America. perfetto no il cabaret dei pasticcini sta bene sta bene, sta, questa, quella è la cosa importante io mi scuso ragazzi se ho questo look un po' effetto clochard perché sto mm, voglio rifar crescere un po' la barba che voglio fare un po' effetto cricetone perché insomma c ho, c ho un po un po troppo il viso magro e non mi piace però è la conseguenza di ovviamente di una dieta e quindi è normale allora per riempirlo un pochino eh, faccio crescere la barba però sto nella fase barbone praticamente e quindi è così chiedo vedi se non sono proprio Mi piacciono i barboni eh vero? Eh? Mm? mia piccola diplomatica eh? ecco <ride> Il Co come in qualche modo avrà chiamato da qua alla fine della live. Lo scopriremo. <ride> scopriremo tutti i, tutti i vari tipi di pasticcini che sono disponibili. Insomma, ragazzi, ciao, la basta da Verum. Ciao ragazzi, come state? Mi siete mancati? Sapete, ve ma lo dico. Infatti, ho detto, anche se ero un po' stanco, ho detto: no, no, io la live stasera la devo fare perché voglio salutare i ragazzi. Voglio stare in compagnia dei ragazzi e soprattutto voglio fare una serata un po' calda. Anche perché ragazzi, anche perché... Io direi di passare subito a degli argomenti. Allora, il primo argomento, anzi ve lo dico subito, devo fare un annuncio, quindi a me l'attenzione. E voglio dire che. Ciao Ermi! Ciao Ermi! Ciao tesoro! vedi <ride> Daniela, uomo barbuto, sempre piaciuto, giustamente. Buon gusto alla nostra Dani. Allora, anche voi, amore, anche voi, ci siete mancati. Mi siete, ci siete, niente. Io ormai, cioè, ormai parlo di me in terza persona. A me, e Federico, ci siete mancati. Dicevo, mm. devo dirvi che. Eleonora. Mm. Mariano. Alessandra, ma soprattutto la Easy, sono degli stronzi, va bene? Mm. Ma di chi? Sei? Non, io non conosco tutte queste persone. Non che conosci? Tu e adesso no. chi è? Rossella, ciao Rossi come state come stai? io subito con del dissing verso delle persone che non io non Federico tu non puoi parlare delle persone che non ci sono no no io parlo e dico pure che sono degli stronzi ecco ciao Fati ciao Fati amore come stai ecco bravo la, che, che mi hanno fatto ancora volete vedere che cosa mi hanno fatto eh Volete Grazie vedere che fammi. cosa mi hanno fatto? Vi faccio vedere che cosa mi hanno fatto Però per favore mi condividi lo schermo perché non me lo posso perdere Sei una maledetta, sei Ecco, aspetta is... Ok, guarda, sen sentite già come ride la stronza, sentite Grazie amore, è proprio S il mio pasticcino preferito Sentite, 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 <ride> ecco, sentite Allora, andiamocene nel gioco oh, Già sto su da allora, voi dovete sapere che queste merde, che sono delle merde che io amo, però e questo è questo il problema: che io li amo, e quindi sanno che con me possono fare qualunque cosa. Allora, sapete che c'è stato l'aggiornamento? Ciao, Nico, Ciao Nico, come stai? Tutto a posto? Dicevo, sapete che c'è stato l'aggiornamento, quel piccolo aggiornamento per risolvere quei piccoli problemi, ma tanto poi se ne sono creati altri. Quindi, vabbè, stiamo a posto da capo a 12. Allora, stavamo una volta su Discord, e no, prima era una chiamata telefonica di gruppo, e poi siamo andati su Discord. Dico, vabbè, ok, andiamo su Discord. mi ha fatto, ma l'hai visto l'aggiornamento? Dico, sì, però non l'ho ancora fatto. Dico, sì, lo devi fare. Ma ragazzi, serie, seria lei, eh? Dice, però, guarda, siccome creava dei problemi. E, praticamente è stata creata una mod che aiuta a risolvere questi problemi. Dico, ah. Poi attenzione perché noi abbiamo detto: Guarda, manchi solo tu, noi l'abbiamo provata tutti. A noi eh. ha risolto un sacco di problemi. L'abbiamo fatta, eccetera, eccetera, eccetera. Mm. Archino. Che è successo, gioia? Perché non puoi dire di stare bene? Spero nulla di grave, tesoro. Dai, che ti teniamo compagnia noi stasera. Ti cerchiamo di far fare quattro risate e, e cominciamo subito nello scoprire perché sono delle merde. proprio così, è delle merde. E quindi che faccio, easy, mi manda questi file. Eh, sul, perché poi ci spostiamo tutti quanti, praticamente su Discord. Me li manda nella chat di Discord. Io li installo, e <ride> succede questo. State capendo che merda che sono? State capendo che merda che sono? <ride> e non solo, non solo <ride> Mi avevano messo il gioco in coreano Gli abbiamo mandato una mod per modificargli il gioco, era tutto in coreano Era tutto in coreano Io che a malapena a momenti capi mi capisco da solo in coreano Ve posso ammazzave non capivo più un cazzo. <ride> so, tattino, eh? Faccio un certo effetto. Ma La cosa è bella eh. ma noi abbiamo tutto quello spawn. cioè il nostro Palambop gira su. Cioè, ma se io ad esempio, non so, uh, carico un qualunque cosa. Ma guarda che è vero, Lorella, so sono tremendi. Ma noi ci divertiamo. Poi in realtà c'è una storia dietro. Noi eh. volevamo fartelo fare in live, eh. che dire chiudere il gioco, sarebbe eh. stato sicuramente più divertente. Sì, poi molto, vabbè, sì. quindi, diciamo che... vabbè, dai, perché poi i Koisi gli ho detto: dai, gli ho scritto in privato, gli ho detto dai, facciamolo adesso. Ho detto, ok, facciamolo adesso, non è che nessuno si è tirato indietro, perché... riga. Ciao oh, Erika, quando io ho detto vabbè facciamolo adesso nessuno si è tirato indietro, capito? Ecco, capito? Capito? Ciao Capito che, gene, che che gente che sono, ciao Vale! Sono come delle merde! E voi. infatti io come farei senza di dire... Sono delle merde, però ho detto vabbè, sapete che faccio? Me lo tengo, me lo tengo, sto sfondo, ricorda i bei vecchi tempi in quali non si sa <ride> insomma però va bene insomma allora, io Erika s... vedi che cosa mangiano i robot io non lo so se lo voglio sapere sono già stanca di vai spara fide fossi in te gli licenzia tutti la mod del tuo canale <ride> <ride> però lo sai quello fatto tatti, è che io non riesco a stare senza loro robossino guarda bi 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 <ride> Cos'è questa bibimbap? <ride> Io vi adoro. Ma invece, Archino, sentiamo che cosa è successo. Il solito raffreddore forte. Il problema è che continua a uscirmi sugo al pomodoro dal naso. Infatti, devo arrivare 11 minuti fa. Ma purtroppo ero... era pronta la pasta. E che fai? Il sugo non lo metti? come il succo dal eh. naso, cioè ti sanguina il naso, non eh. ho capito. Eh, Lì devi fare attenzione perché sarà qualche capillare che te si è, ti si è rotto. Eh, per il cuore. Eh, eh. eh, capito, quindi mi raccomando, fa, fai attenzione, eh, magari vai in farmacia, vedi se ti danno qualcosa che ti aiuta, oppure prova a fare dell'ariosol. Dell Fai l'ariosol. Fai dell'ariosol dell che magari ti aiuta a fluidificare il muco. Cioè, siamo passati da a me che prendono più il culo a medicina 33, giusto? Un attimo. Lo sapevi perché il prosciutto grutto è il lutto? Perché è morta te. <ride> La vedo io la vedo lunga stasera, sappiate. Eh. È un piatto no. coreano, però Dai fa ridere verdure, perché sembra è no. roba. Ah, ok, a me ha fatto morire da ridere. <ride> siete tremendi, ragazzi. Comunque, io ti bando tutti stasera. Alla allora... prossima pittura in live restiamo io e Federico perché voi siete tutti bannati. Eh, ma non so se te conviene perché poi comincio io e lì diventa un macello, eh, te lo dico. <ride> allora, c'è un'altra questione ragazzi, facciamo un attimo il punto della situazione di de quello che è successo, perché stasera volevo continuare un po' col gameplay che l'avevo fatto l'ultima volta e in realtà avevo qualche volta aperto il gioco, tant'è che infatti lei ha cambiato lavoro, eravamo rimasti che Alan, vediamo a che punto ecco la questione, a parte che questo tra la vescica che gli scoppia e la morte de fame stiamo lì, lì comunque, mentre Ma, lei... Andiamo, ma alla fine, tattino, ha mangiato. Ecco, mangiato. bravo, bravo. Ale... Mangiato? Sì, io anche troppo, quindi. <ride> Bypasso questa sera la, la cena. E dicevamo, eh, anche lei, insomma, non è che i bisogni sta messa proprio bene perché tra divertimento Ciao, mancante, Barbara. fame e il gene, poco. Ciao Barbara, come stai, tesoro? Ti sei persa oh, una Dio. cosa. Vabbè. Perché le bambine piccole non possono comprare gli occhiali da sole? Perché, perché devono essere, essere accompagnate dai genitori. <ride> No, Valerio, il ban sul canale di Federico non c'è, c'è solo su quello di Alessandra <ride> perché lei è a dieta. Il cibo da ban, e cioè? Sì, per sì perché siccome Alessandra mostra a dieta, no? E, lui, eh. e lei mangia roba più leggera di noi. Eh. Quando arriva a che se ne mangia, primo, secondo, contorno, dolce caffè, ammazza caffè, l'ammazza caffè dell'ammazza caffè <ride> e ammazza primo, pure quello che ha fatto. Perché, uh, <ride> lei rossica giustamente purella <ride> <ride> e. E quindi noi minacciamo tutti quelli che hanno mangiato roba, tante no, ma... di ban, però ah, non qua. Okay. Non è no, roba. qua regà veramente free, è proprio free come cosa. Comunque, a momenti ci scappava il morto, poi l'abbiamo ripreso e il funerale è andato benissimo. Oh, oddio, Erika eh, oddio, di che cosa non ho capito? Comunque, a momenti ci scappava il morto, poi l'abbiamo ripreso e il funerale è andato benissimo. Ah! non mi fate ridere che già l'ultima volta <ride> ho mangiato quattro crostoni di pane con prosciutto cotto e provole niente quando piange un pero quando è disperato <ride> no, possiamo fare pure tutta così <ride> no ti prego ti prego no perché <ride> Ma poi non ho capito Ma perché sempre Quando io sto da sola con Federico Voi iniziate a fare queste cose E poi lui mi viene dietro E io devo stare qua Costretta a leggere Ad ascoltare tutte queste cose Perché è così che funziona Sappilo È così che funziona Mia cara Pronto? C'è il fratino? Ecco. Lino Stringiamo un po' <ride> Buone le lasagne Erika eh, mi fate morire allora non so... um, um, No, non so via. cosa sia. Via, via. si, sì, 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 ho pensato ecco, io. Ci pensa alla PG. Comunque, ragazzi, allora volevo dire che la nostra Jade prima faceva lo stesso lavoro di Alan. Però siccome mi hanno detto che. Eh... Allora No, qui Ali. Siccome mi hanno detto che, in realtà, il partner acquisito. Ciao Franci, buonasera, no, Franci, tesoro. Io come sono come stai? ve lo dico. <ride> Vera. Ma adesso recuperiamo perché, comunque, abbiamo deciso prima. <ride> raccontavo una cosa alla Picci. Però, prima voglio fare un attimo il punto della situazione per questi. Se no altrimenti non andiamo avanti. Dai. Dicevo, Jade gli ho fatto cambiare lavoro. Sapete che lavoro fa adesso? Uh -huh. Qualcuno vuole indovinare? Che lavoro la pittrice. Può... Ma dai, infatti, eccola qui. Oh, però oh, guarda. Sì, e il fatto ah. è che guadagna più di lui facendo la pittrice. Perché da te non me lo sarei mai aspettato? Perché sai. <ride> infatti, vedi Ricaride? Mi stavo guardando una live di Fede che diceva che mangiava la pizza con la modella e le voglie iniziavano, perciò ho chiamato la pizzeria e me la sono fatta portare. Brava, oh, brava, Bravo, Hai fatto bene. fatto bene, hai fatto bene, eh? Che novità, però, cioè, no. però, Regacco, da quando lei ha fatto la pittrice, siamo arrivati a 21.449 Simoleon, eh? Quindi. E il pittore Quindi rende. Fa la vita, la ecco, allora nel frattempo stanno dormendo ora. E visto che loro dormono, con la speranza che lui non sepisci sotto, muoia di fame, in sostanza, e anche lei, insomma, eh? non so cosa stanno facendo. Comunque la casa è sempre più merda fa sempre più schifo. Anzi e avevano guadagnato in realtà di più E gli ho aggiunto Un tavolinetto Con la sedia e un altro computer In modo che ognuno ha il proprio E questa decorazione <ride> Questa qua eh? Ve Vedete buio ragazzi Ma perché è notte e quindi c'è l'autonomia nel, Nella cosa, nelle lampade Allora uh -huh. come avete visto Prima il nostro tattino quando ci ha salutato Ha messo dei limoni allora, domanda ragazzi: adesso la nostra Leonora farà un sondaggio. Voi dovete mm -hmm. rispondere limone sì, limone no. Ma Vai, Leonora, vai, pisci. Ragazzi, limone sì o limone no? Poi vi dirò per cosa. Io sono pazzo di te voglio... e voglio gridarlo al mondo ancora. E fallo, fallo. Ma sei pazzo proprio di me? Proprio di me, di me, di me. Ecco. Lo sai cosa serve ad un maiale per viaggiare il passaporco? Dai Ciao, ragazzi, votatemi sì, questa. votate mi... Limone, ma... limone sì o limone no? Dai, votate, questa è carina, si può fare. Limone sì, limone no. Vedo che il limone va. <ride> Vedo che eh, il, limo... chissà, chissà il limone... Il limone piace, il limone piace. Eh, il limone piace. Vabbè, li mandiamo un pochino avanti questi. Vediamo anche un po' più velocemente. Ecco, allora, si sono svegliati teoricamente, no? Si sono svegliati, no? Non se Quanto cazzo dormono? Questi? Qual è il colmo per due divorziati americani? Essere, essere stato <ride> <ride> limone, sì, vero. Ele? <ride> Tattino. Limone sì. limone no. Adesso lo capiremo, ragazzi, perché è importante perché, perché non sempre il limone stringe. Voi dovete sapere che non sempre il limone stringe, ragazzi. Quindi Vabbè, ha vinto il, ha ecco, vinto il ok l'altro giorno sono andata a comprare una maglietta. La taglia, no, no, la indo... <ride> Molto bene, ragazzi, molto molto bene. La vedo bello, bella pregna questa serata. Allora, mia, perché il limone stata. sì, il limone no? Perché dovete sapere che la nostra pisci è uscita. Vuoi dire quando pisci? Quando sei uscita? Sono uscita venerdì. Venerdì. Sera. E cosa hai fatto venerdì? Dove sei andata pisci? Sono andata a un karaoke a fare quello che facevo, che ho sempre ecco, fatto, cioè a, a tenere il microfono in mano e a cantare. cantare. Perfetto. Ho bevuto un paio di drink, diciamo. Ecco. E chissà cosa può essere successo dopo che queste. Um <ride> <ride> <No. ride> che cosa può essere successo dopo che... <ride> Ormai è diventato un affare d'estate, no, veramente, un affare d'estate tutti, tutti ne hanno, tutti ne hanno parlato, ecco, Mariano. Anche il TG5, tutti, anche, la... anche il TG5 ne ha parlato, eh. Oddio, che cosa c'ha questo equilibrio amicale mica oddio, cosa, però, Dio, cosa co da, ditelo poi Ecco. Dai, vediamo che indovina. Che cosa ha fatto la Picci Cosa ha fatto la Picci? Eh, cosa fatto ha fatto la, la Picci dopo che ha bevuto due drink? Due? Diciamo ecco. che ho bevuto tre prosetti e due Campari. Niente, ma lo dico. Un'enoteca. Un Lei è un'enoteca. La Picci è un'enoteca. Posso rispondere? No, tattino, tu no, gli altri. Cosa può, cosa può, cosa può essere successo alla Picci dopo che ha bevuto? Come dire? Vabbè, però, eh, dalle otto e mezza a, a luna di notte. Oh, eh, Ho pure mangiato. Si è limonato uno. Bravo, bravo mm. il mm. nostro Archino. <ride> quindi per voi la domanda era: secondo voi limonare uno che non si conosce? Sì o no? E quindi sembrerebbe sì, perché io immagino no, che voi avete sì, capito dai, eh? Daniela, proprio quello eh. pronto. Ti sei arrivata da Mengoni e non puoi ricordarli. Infatti, capita. Oddio, la gente non può. Ah, vabbè, quattro giorni quindi questo lo piazziamo qua e gli facciamo mangiare quello che ha avanzato e <ride> loro ecco, non sono abituati a sentirmi dire queste cose perché. <ride> e vabbè, vabbè, ma secondo me è fatto bene. Guarda, hai fatto bene. La vita è una, va vissuta intensamente così come mh, allora. Una, una nota attrice, eh, l'ho scoperto questa sera, che ha detto, vivi dal manzo. E sì, Tattino, hai ragione. Ecco, sì. cosa diceva Tattino? Che rida... sì, ambito... sì, adesso ho i drink per i prossimi mesi. Ecco, bravo apposta, almeno quello insomma. Ecco, dicevamo... Um... Come diceva una famosa attrice, vivi come se fosse l'ultimo giorno prima di morire, ma com'è, non morire per tutta la... Vabbè, insomma, una cazzata del genere. E questa fu Moana Pozzi che lo disse a Rocco Siffredi. Perché dico questo? Perché ho cominciato a vedere la serie su Netflix eh, su, Rocco, su Rocco Siffredi. Mm -hmm. Allora, ragazzi... Quarta puntata, ultimi 10 frame vale francamente la pena. La nel pena. vero senso. La, la pena proprio. Ma proprio la pena. Vale. La serie con Borghi, sì, Borghi vale proprio la pena, ragazzi. Sappiatelo. Ci sono quei 10. Die, 10 frame. Non so se mette le mani così o così. Però insomma, vale. Le, oh. La pena. Sì, 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 eh. Che poi la, mia, la domanda me, o c'è sorta spontanea ed è stata la seguente. Visto che lui sta interpretando, io intanto a sto tizio un equilibrio amicario e precario, che cosa bagno di bassa qualità. Ha detto <ride> sì, una cosa interessante, uh, mia è la sua ragazza che sì. segue le live, la, la mia ragazza l'ho conosciuta così, eh, con Rocco Siffredi, Nico o oh, Limonando. È limonando penso. Eh sì, limonando, dai, limonando eh, eh. Limonando Ci sta, eh? Oh, ma ci sta assolutamente Gioca una partita, fai qualcosa Sono le 4 della mattina, sono le 7 della mattina Sono svegli Lei, lei dovrà dipingere comunque No, a che ora devono devo andare al lavoro? Aspetta che non mi ricordo Fra due ore, vabbè, c'ha tempo di giocarsi una partita Almeno magari si rilassa Lei magari se si dà una mossa a fa sto bagno Che gli stanno a venire Tutte le mani arrappate, praticamente, no, con Rocco si freddi. <ride> beh, insomma, voglio dire. Non, eh, e comunque, devo dire: allora, devo dire che sì, vabbè, carina, ma a un certo punto un po' noiosa. Ma è ancora buona sta cosa da mangiare qua. Facciamogli prendere sì, la ma porzione. uno non è che, cioè, uno non guarda queste cose per la trama. Eh sì, beh, c'è un altro impegno, insomma. C'erano eh. dei, dei punti fondamentali eh? cioè, allora, cioè, allora io li farei limonare un po' Sti due Ah beh sì, giusto C'era ragione. Allora, Vabbè, Lui sta giocando a tipo una specie di tetris Questo sarebbe tipo un tetris Ma sta smadonnando allora, Lei gli fa schifo Vivi la tua vita come una serie TV, vivi come se fosse una puntata ogni giorno. Eh, bella questa bella quella, Questa è carina, questa è carina, bella. Ci piace un limone al giorno, toglie il medico di torno. Adesso, siccome io andrò tutti i venerdì, adesso sono tutti curiosi di sapere come va, sta cosa. Eh, bella, fa... eh, fai un po' tu, fai un po' tu. Allora, aspetta. Altre scelte che gli facciamo fare? Romantica, flirta? No, complimento, deprimente, no. Ma che no, che flerta, affetto, affetto, affetto. Dai un bacio, romano, no, dai un regalo. Cos'è? No, ma devi. Scusi. Certo, perché noi la maggior parte vediamo la serie per la trama, infatti, la trama, tra virgolette, questa trama vale la pena. Anche Tattino dice che vale proprio la pena. Eh, tosto wow. di, tosto di, eh. eh. Eh, no. un, un regalo Una stampa piccola, gli regaliamo questa. No, e non avete risposto alla domanda di Fede, e cioè: limone sì con uno sconosciuto o limone no? Io penso che sia successo a tutti. Immagino, sì, dai, ragazzi, dico, chi è... volta, dai. No. la trama di. Eh, dai, eh, pardon, eh, Ecco, una bella vanno mamma. al lavoro, stanno andando al lavoro, eccoli. Sono partiti, vanno al lavoro. Mentre loro stanno al lavoro. Allora, eh, la vero ha risposto di sì. La, la Super Sex è eh, la serie sulla storia di Rocco Siffredi. Sì. Ovviamente sì Limone sì, 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 limone sì, sì. No, sì capita a tutte. Eh. Che... E invece, invece vi è mai stata fatta. Una proposta. Oh, lei ha guadagnato più 376 simoleon. Eh? E lui. Manco per niente. Allora, mandiamo innanzitutto, lei che dipinge un quadro. No, non mi fa. No, vedi, eh, bisogna solo di divertimento. Allora mandiamola qui, fargli giocare una partita, a qualcosa, almeno fa qualcosa. E lui di cosa ha bisogno? aspettate ma ha finito lui di lavorare si sì, sono le 17 fai così quelli altre, internet andiamo qua a compilare i rapporti dicevamo avete mai eh, ricevuto proposte un po' particolari tipo che ne so un menaggio a trova oppure che ne so boh così sono curioso allora, Ma se io, capita ehm... anche altro, se c'è coinvolgimento e tutto, non vedo problemi. Brava, brava, giusto. Io ho risposto con un sacco di volte. Mi è capitato di rimuovere un sacco di sconosciuti. È mm. eh, buono, ragazzi Ma infatti, secondo me, cioè, nel senso, mm, ci sta, eh, dai. Ci allora, sta. comunque, io dove sto andando ehm... con questo piatto? No, L'ho buttato no, raccontata una volta anche sul canale di Mariano. Che abbiamo fatto una live un po'. Aspetta, così? aspetta, ma uh, Vale dice, sì. fatto più di una volta cosa? Un menaggio a trois? Uh, il il limone? Cioè, sì, provaci, ma fai come ti pare, ma cosa ce ne frega a noi? <ride> il roba limone? Roba tre con me, il mio ex all'epoca, il mio ragazzo e il suo ex. Oh, Mattia! Aspetta, 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 pre... aspetta, Mattia, roba tre con me, il mio ex all'epoca, il mio ragazzo e il suo ex... Mm. Martina. quindi rifiutare cioè non, non l'hai hai accettato io avrei detto sì tu, tu avresti detto sì Picci io avrei detto di sì per più che altro fargli capire perché ha scelto io, io sono etero quindi io avrei detto di sì per farle capire il perché lui alla fine no aspetta no non hai capito No, L'ex allora, con l'attuale le, sì. fidanzato sono andati da lui a chiedergli se volevano fare una cosa a sì. tre e ah, lui ha rifiutato. Avrei detto, io avrei detto di sì. Se, io dico eh, due eh, uomini e una donna, lui, due donne e un uomo. Beh, e allora quattro, praticamente. Quindi, <ride> io ho ricevuto il proposto a tre, ma l'ho rifiutata. Mm, ok, ok. Okay. Okay. Però io avrei detto. Che Ma cioè... era è stata, aspetta, è stata rifiutata perché era la, ovviamente immagino una proposta dove doveva essere coinvolta in questo caso un'altra donna. E se fosse stata invece una proposta a tre dove veniva coinvolto un altro uomo, avreste allora. accettato oppure no, così allora. no, eravamo fidanzati noi e lui mi aveva chiesto di aggiungere l'ex per questo ho rifiutato. Ah, ok. Ah, non avevo capito. Un cazzo. Allora, come vedi? Ecco, no, uh, una un uomo nel mio caso. Ok, allora sicuramente okay. una cosa a tre va fatta con un estraneo o un'estranea. Una persona che si conosce è troppo imbarazzante. Ok, mm. ok, perfetto. Okay. Capisco. Giusto, giusto. Chi è che c'ha fame lei? Magari lei la mandiamo pure a cucinare il fragile. Allora, avevo letto, uh, Barbara, aspetta Barbara. Adesso torno su a leggerti. Che gli facciamo fare? Dei uh... Allora, Barbara. Allora, menage a Troa quasi fatto. Eravamo io una ragazza amica e un ragazzo amico. Lui purtroppo non è stato all'altezza. No, ah! che brutta okay. cosa, eh, no, però, scritto, poi capiamoci: cioè, nel senso, questa cosa adesso. Faccio la domanda, questa cosa 3 poi è diventata una cosa 2 due? Oppure non c'è proprio stata? Poi c'erano 5 allora, tatuaggi, 5 cioè cinque cellulari nella tuta gold? Oppure tuta no? Gold. Allora, comunque, ecco. pizzi su questa cosa del tuo limone di venerdì, domani faranno il servizio <ride> anche Mariano <ride> Mir Mirta Merlino al pomeriggio 5. Sì, 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 no, ma sicuramente sicuro, sicuramente. Sicuro, 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 assolutamente sì. Eh. Questo che deve fare, ma io a lei gli ho detto di cucinare. non Ma Valerio proprio... invece ha detto: Oddio, ti dirò anche con qualcuno che conosci, Eh, ma in tutto questo, Fede, quanto ti turba vivere in questa catapecchia? Non potete capire quanto. Là, cioè, ho le mani che mi fremono, non puoi capire quanto. Cioè, sto soffrendo, okay, Barbara, sto stata veramente stata soffrendo. Praticamente è una delusione. È stata una delusione, praticamente. Eh, 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 sì, eh, sì, eh sì, oddio, che cosa orrenda sto Madonna, è andata al gabinetto lei, si so uscite zanzare, ma che cosa ha? So? Cioè, pulisci, no, pulisci. Lei dovrebbe teoricamente ma andare a cucinare, teoricamente. Anzi Mi no, stavo per così. chiedere, ma lei ha cambiato capelli, ricordate che il Makeover l'abbiamo fatto insieme. sì l'abbiamo fatto in live insieme. Allora, eh, cucina. Che cosa gli facciamo cucinare? Del... Tu non hai risposto, Fede, che cosa? Della proposta, Pro. sì, 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 assolutamente fatta. Proposta eppure accettata. Ok, <ride> ma sì, oh. io penso che nella vita bisogna provare un po' di cose, poi insomma, non è che diventano abitudini. No? Uno prova. Io la faccio io. No. A no. me no. parlo a, alle persone etero in questo caso. Ecco. Avete mai provato? Uh, qualche esperienza con una persona del vostro stesso sesso? Ok. Ah, sì, nuovo iniziare da capo. Aspetta, oddio, raga, la mia sim è di nuovo incinta per... Vabbè, non ci sarebbe nulla di, di male, nemmeno fosse un'abitudine, no? No, ma per carità di Dio, assolutamente. No, ma solo, cioè, che, Siccome eh, voi non lo sapete, ma eh, noi ogni tanto parliamo di queste cose perché abbiamo tanta confidenza tra di noi, sì, quindi questa sì. cosa del limone ci ha dato no, un sì, po' sì, spazio sì, 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 di spazio. Sì. Ci piace, sì. ci piace chiacchierare, insomma, ma voi invece avete qualche domanda, qualche cosa che ehm, non so, faccio un esempio: sareste curiosi di provare, ma non avete ancora avuto il coraggio di, di provare e quindi magari a quel punto dire chi, chi ha, ha già provato questa cosa oppure no? Allora, ah. Mattia, io ho capito di essere bisessuale. e gay perché ho provato l'altro sesso e mi è piaciuto allo stesso modo ah, ecco vedi ecco, vedi 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 ecco anche questo mentre barbara non eh. è andata fino in fondo però perché niente mi piace la melanzana è quello che eh. so anche a me cioè, Basta, io non... sono la stessa barca eh... <ride> Cioè, nel senso, c'è un limite oltre il quale non, non, non c'è stato, non, non si è assurda. Tu dici magari che ne so, finché si tratta di baciarmi è un conto, sì. ma arrivare oltre realtà, no. no. Ok, ok, no, ok, ok. Io, in primis, poi c'è solo l'anno della maturità, quindi, cioè, io, in primis, non, non, non ero attratta, ecco, non sentivo attrazione, quindi da lì ho capito che sono etero e okay. che pure la vorresti, <ride> vorresti provare eh, una, con una persona di un'altra nazionalità? Mm. Giusto? <ride> la diciamo così, da quello che ho capito? Eh. Ecco, uh -huh. ok, perfetto. E eh, vabbè, eh, è un'opzione, è un'opzione. Vabbè. Vabbè, ma allora, eh, partiamo... Aspetta, partiamo... Adesso stiamo parlando un po'... Facciamo un po' di ironia, ma sentitevi liberi di dire sì, tutto quello che volete sì. nei limiti purtroppo di Twitch, sì, perché sì, non siamo noi quello, eh. è Twitch, ma eh, nessuno qua vi giudicherà, quindi sentitevi liberi di esprimervi come ah, volete La vera ha confermato però, eh? Furoxia tanta roba, garantisco, però io posso dire okay. in merito a questa okay. cosa che ci sono tante voci che possono essere smentite, perché? Sono stato con persone molto alte e non è vero che erano poco dotate. Sono stato mm -hmm. con persone molto basse e non erano dotate. E sono stato con persone di altre nazionalità. Si può dire afroamericane o mi bannano, no? Non si può dire. No, è nazionalità, è non nazionalità. è una nazionalità, è eh, appunto. Ok. E. Uh, più di una volta diversa, allora, qualcuno sicuramente rispettava le, come dire, le aspettative e qualcun altro invece, non, so, non dico che fu, ci fosse per esempio, Una micro dotazione, posso... però insomma, non la era nulla smentire. di. Eh. Posso smentire una cosa? Anche io, non sì. è vero che gli asiatici sono dotati allora, non è vero che gli asiatici, eh. Non sono dotati. Non è vero, no, ah, comunque. Sono... A, proposito, a proposito di questa cosa, di... l'hai vista la foto che ho mandato sul gruppo uh, quando? Oggi, eh. Vabbè. io direi, facciamogli vedere. fa un po' di. De... Visto che siamo in tema, allora, magari si divertono. Se danno poi una capita. Allora, la, la, adesso ti rispondo, eh? adesso. Sfondo, sì, l'ho vista. L'ho vista. Eh. Allora, vista. praticamente, allora, la, la. tremenda quella cosa. Allora. Allora, visto, Cici, che tema, molto, visto che siamo ma, in eh, tema in tema, eh, facessero un va po' di zoom 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 zoom. No, allora, uh, aspetta, leggo prima Barbara. Io Vai. per il rispetto della ragazza sono stata sincera. Ero alle superiori e stavo esplorando. A lei piacevo molto e non volevo illuderla. Ci Ho provato ah. e via. Ma e hai qua, fatto questa bene, è una cosa oh, fatta oh, benissimo, secondo me, sei stata anche molto brava, e molto molto brava e molto delicata e rispettosa soprattutto nei confronti dell'altra ragazza. Allora, aspetta Daniela, adesso ti leggo, è interessante, ma prima okay. voglio rispondere Picci, non c'entra molto, ma riguardando le live di Mariano mi viene sempre una domanda, ma non si può prendere una boccata di ossigeno in live? Meglio di no. In che senso? Nel senso che Mariano, eh. Eh, dopo un tot, prende eh. una boccata di ossigeno, cioè va a fumarsi una sigaretta, questo si può dire, eh. però eh, la chiede, ma in live non si può fare? Meglio di no. Allora, C'è no, chi lo fa? C'è chi lo fa, è, chi però lo fa. Di... è strano, perché tu puoi mostrare le tette, però eh, è meglio se non fumi, quindi... capisci? Ecco, puoi okay. fare, zzz, puoi fare, ma non uh... cioè, puoi fare anche bo la body art con il tuo corpo praticamente nudo, ma la okay. boccata d'ossigeno, no, no, meglio di no. ok allora, Daniela, Vabbè, allora mi dormo nel no, frattempo, no. che ore sono? È giovedì, um, mm. venerdì sabato, vediamo se riescono a sposarti. A ah, chiedere yeah! il matrimonio, dai, vediamo. Allora, Daniela, io vorrei provare un po' di giochini, diciamo come 50 sfumature per capirti, okay. però non vorrei da dove Ciao, Noemi, ciao. Nomi, bacio, eh, le priori, vi bacio eh. tutti. Ve bacio. Non, allora, eh, non sapresti da dove c'è Daniela che vorrebbe provare. Ok, allora secondo me, secondo me bisogna innanzitutto capire, prima dei vari giochini, qual è il limite oltre il quale tu non andresti. Cioè, faccio un esempio: nel momento in cui sei in intimità, in intimità, che ne so, mo dico una cavola, ne so, la pacchetta sul sedere. Eh, piuttosto che, ne so, il fatto di sentirti po potrebbe se ti piace o no, il fatto che, ne so, che ti senti magari che ti trattengono le mani. Eh, ecco, questo è già mm. un, un, un modo per capire fino a dove si, ci si può spingere. Perché, però, sai. Che questa cosa delle mani io non ce la faccio, eh no. Vabbè, quindi per te è un lì Anche per me, a me eh, sì. non, 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 non oddio, piace oddio sentirmi costretta eh, cioè io mi devo sentire manca. libero, mi devo sentire libero, ecco per dire, no. Io ho detto, ho fatto questi esempi, però che ne so, faccio un esempio, magari che ne so, eh, con, 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 una, con una stola, non so, con cazzo, una sciarpa, qualcosa che ne so, farti bendare. E... Allora, aspetta perché Barbara ha dato un consiglio molto importante, Tattino, dopo la tua frittura la leggo. Allora, innanzitutto eh, la comunicazione brava, col partner. Brava, brava. È importantissima, Bella, fondamentale, prima cosa, prima. fondamentale. Prima Se entrambi chiede, adesso io parlo, ma... Eh o entrambe, o entrambe, col tuo partner o con la tua partner in generale. Se volete provare questa cosa, potete, che ne so, guardarvi qualche filmino insieme. E infatti, cominciare a, a, a capire quello che... insieme, capito? Ah, ah. Poi, eh. ma per esempio, qual è tra que queste fantasie quella... Che ti sarà capitata magari di, di, di vedere Anche appunto come in 50 sfumature di grigio uh -huh. Che ne so Vedere una scena in particolare E sentire un po' Quelle sensazioni che ti portano a dire Oh Mi piacerebbe pure a me provare Quella cosa eh? Allora eh, Sicuramente eh, L'idea di essere Bendati quella Oddio ma che è sto roleplay? Questa mi manca? È un role play tipo, che ne so, giochiamo a dottore infermiera, a capo. Ah, ah aria. i giochi del ruolo, insomma, queste ah, cose così. Ah, ok, ok, ah, infatti è di Quindi, che cazzo Diciamo che eh, gli occhi vendati... Allora, come... Assolutamente sì. Ok, no. però che ne so, ad esempio, ad esempio, non so se a qualcuno di voi, sicuramente ognuno di noi ha quella parte più oh. sensibile, no? Uh -huh. oppure so, tu ce l'avrai, Picci, no? Uh -huh. A me, ad esempio, con il tempo è cambiata. Anche a me? Cioè, nel senso, a me prima, se mi toccavi le orecchie, mi baciavi o mi leccavi le orecchie, Le dico fermate. Sui <ride> sui muri come l'esorcista e giravo pure la capoccia. Uh -huh. Ok, ok. Adesso, se mi soffio o mi tocchi le orecchie, rischi una capocciata. <ride> non mi chiede perché, però, ad esempio, ho molto sensibili i capezzoli. Si può dire i capezzoli? O me bannano? È una parte del corpo. <ride> una parte del corpo, perfetto. Raga, ecco, no, eh. perché qua si può... Verissimo, fede, io col collo. Prima mi piaceva da morire, ora mo inizio a ridere. Eh, lo oh, vedi, ma è così, cioè... A Quando me piace il collo. A me praticamente, ecco, ad esempio i capezzoli mi eccitano tantissimo. Però ad esempio... Cioè, esatto, Mattia, da giro la capoccia, ti do una capocciata un attimo è un attimo è un attimo, il passaggio il passo è breve. Però, ad esempio, c'è chi a chi piace che gli vengano proprio stritolati, e chi invece come me, una cosa più soft. Oh, sì, no, sì, con calma. ok. So, yeah. un, un soffiarci un, con, mm. le, con, con le dita piano piano piuttosto che magari con la punta della lingua cose, sta, sta cominciando a far caldo in questa live mamma oh, mia posso dire no, no, i piani non erano questi ciao que que <ride> eh. ciao mia, ciao, mia. Ciao, come ciao, stai mia. <ride> Cioè, eh, però, insomma, eh, sono argomenti che va bene, un po' ci stanno. Tu eh, cioè, ci sta. Siamo tutti adulti, vaccinati, sì, vaccinati, sì, 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 consapevoli. Sì, mi sono stati morsi e devo dire che non l'ho apprezzato granché. Ecco, Nemmeno io apprezzo. Ecco perché, perché magari è una parte, eppure ci sono persone a cui piacciono le pinze, a cui piacciono... Mm. Eh, ad esempio, i piedi, gli amanti de, dei piedi. Ecco, per esempio, vedi Mattia, eh, a lui è piaciuto poi il dolore, il giorno dopo, um, o i segni. Ah, vedi, ok. Eh. Tutto bene, Mia. Bene, Grazie. Stiamo bene, parlando mia. di argomenti un po', un po hot. Un po, calorosi, un po' calorosi, un po' calorosi. Argomenti che secondo me è giusto che vengano trattati, eh? perché sì, non è un tabù, non è, è la un tabù, vita la fa, brava, fa parte de, insomma, di ognuno di noi ed è una parte fondamentale. Come avete visto, i nostri amici, sia il nostro Alan che la nostra Jade, prima, prima erano parecchio tesi, parecchio nervosi, e invece adesso facendo l'amore si sono rilassati, e questa è una cosa uh -huh. importante. <ride> è una cosa importantissima e quindi noi cerchiamo di capire se l'amore è una parte fondamentale e qual è la cosa insomma che può rendere l'amore ma anche la coppia anche. i piedi no i piedi no, no a me non In mi papà. devi toccare io comincio a ride, fermate io comincio a ride. allora no. c'è sta vabbè ragazzi ovviamente ho quasi 42 anni quindi insomma un minimo di esperienza l'ho avuta ecco mm. Diciamo no Dio, ma mi ha fatto prendere un colpo. Scusate che è, è venuta il silenzio, mi ha preso un colpo <ride> 4 a è arrivata, è arrivata 44. Ma non me l'aspetto, non me l'aspettavo, <ride> <me l> <ride> cioè capito <ride> quello che voglio dire. Quindi, comunque insomma, c'ho un po' de, un pochino di anni quindi qualcosina, e devo dire che nel corso degli anni. Eh, ho scoperto cosa e cosa non, ed è una cosa uh -huh. importante perché poi, soprattutto uh, con il partner, secondo me esplorarsi da entrambe le parti uh -huh. è, è un qualcosa che rafforza la coppia per certo. non avere sempre solo il classico chiaro: il classico rapporto normale, lì, uno sopra, uno uh -huh. sotto. Uno Mm -hmm. Cioè, secondo me, mettere quel po' di pepe all'interno del uh, ah, eccola, eccola, uh, quel po' di pepe all'interno del, del rapporto. Soprattutto quando il rapporto ormai va avanti da un po'. Sì, 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 sì. Se mi dai una scolacciata, anzi, mi fa piacere. Sono io che sono molto dominante, così come mio marito. Quindi abbiamo trovato un punto d'accordo, perfetto. Come Perché la comunicazione è importante, infatti sono mia madre che è nella stanza. Dietro. Ciao mamma. <ride> e questa è una cosa, e infatti secondo me sono, cioè secondo me anche nella coppia parlare o esplorare alcune cose non deve essere un tabù. Il sesso è importante, cioè con il sesso veramente ci cioè, abbiamo creato il mondo, ok? Mm -hmm. Noi esseri umani. Perché ovviamente si trova in tutte le forme animali e noi. Però, esatto. noi esseri umani ci abbiamo costruito imperi, ci abbiamo fatto guerre, ci abbiamo risolto situazioni. Ed è tutto sempre girato in un modo o in un altro, intorno a quello esatto? Oh, Elena ci ha fatto scoppiare una guerra, eh? Eh, eh. sì? E la scordiamo, eh? eh. Pure Cleopatra, mica si è andata leggera, ha capito? Eh? non è che ci ha fatto proprio una, una passatella così tanto per dicevamo. Adesso volevo provare qualcosa in più perché sono dopo eh, i figli. No, volevo no, riavvivare no, un no, po' no, il no. rapporto, eh, diciamo. E fate benissimo: fate benissimo. Allora, Noemi no. mi ha dato il là per una eh. cosa che stavo per dire. Spesso, soprattutto, le ragazze si vergognano di chiedere al proprio partner o di provare qualcosa in più uh -huh. perché purtroppo ancora nel 2024 eh. le donne che vogliono provare no, nuove esperienze non sono viste di buon occhio e sì. spesso le mm. donne tendono a vergognarsi ragazze vi parlo da donna non c'è niente di male no. non vi eh. dovete vergognare se vi fanno sentire a disagio cambiate partner non Ma è colpa vostra probleme... è colpa Infatti, oh, assolutamente, ma poi ecco, dovete poi magari se comunque c'è diciamo tra virgolette un po' di inibizione perché può esserci, eh, ci può stare ragazzi assolutamente, va benissimo, però magari se non volete cominciare a prendere subito l'argomento, però magari che ne so Capita ecco, sembra veramente una cavolata. Però magari guardare un film: tipo torniamo al all'esempio di prima: un 50 sfumature di grigio. E magari quando si sta uh, lì, commentarlo col proprio partner. Perché magari da lì poi un pochino si capisce, no? magari non apri tu l'argomento, però guardi il film e dici, oh, Ambedi hai capito, vedi questi come fanno, eh? Eh, oppure magari eh. si comincia con la battutina tipo, Eccola. è anche divertente, no? è, un è un modo anche via. per giocare, capito? Per, per stuzzicarsi un pochino, insomma è fondamentale come cosa, e da lì poi eventualmente aprire un discorso, oppure che ne so, magari si comincia, se sta a giocare, si sta a letto, così se gioca. Che So, se dalla sculacciata, o, uh, magari il marito la moglie, la moglie al marito, il marito al marito, la moglie alla moglie, insomma, chi sì, sia. Io intanto, scusate per i cani, ma stanno i eh. pochi d'artifizio, un po' di solleticino, no, queste cose così. cioè, bisogna. Comunque, ecco veramente. Noemi, non, ci devi sì, 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 Barbara, non ti sì, sì, devi vergognare. Si può dire, non ti devi vergognare assolutamente. Secondo me, ecco, quando ci si vergogna lì eh, si comincia magari a irrigidire forse un pochino il rapporto. Mm -hmm. Potrebbe, potrebbe esatto. arrivare questo, però, siccome ehm, io credo eh, lo guardi e gli dici: magari mi sbatti così. Eh... No, vedi, Daniela, Daniela, per esempio, tu sei sposata, hai figli, quindi comunque eh, il rapporto. Cioè, tra marito e moglie che stanno insieme da tanto tempo è diverso magari da una storia appena nata, no? Uh. O comunque, quindi ci sta che tu magari sia, sia più diretta. Io, per esempio, con qualcuno che magari conosco da pochi mesi, non lo direi mai, ma non per una questione di vergogna, ma perché ancora non, non sai, no, come certi bene in quel senso perché comunque la, le persone. Tanto tutta la vita non le conosce mai le persone, ah, sì, ma no, soprattutto sotto quel punto di vista se è una cosa fatta, non sai come rapportarti. No? Ma la, scusate, ma la, lei che dice che è disagio perché l'ambiente è lurido, sozzoni cioè, sozzoni, capito? Peraltro, è ora allora, che andiate al lavoro. Il partner non mi fa provare imbarazzo altro, anzi, andiamo molto d'accordo e stiamo bene. Però non so, è come se ci fosse qualcosa dentro che mi blocca. Allora. Ti, mi permetto di darti un consiglio, se posso, poi se è una cosa che riguarda te e la tua salute mentale e fisica, parlani con qualcuno che non sia un amico, o mm. un parente o un fidanzato che possa aiutarti. Però la mia domanda invece è questa, mm. Mm, cioè… Dentro comunque tu senti una forma di curiosità, cioè nel senso quello, eh, vedi qui adesso noi ne stiamo parlando, mi no. piace il fatto che le persone siano attive in questo, in questo argomento perché è fondamentale, quindi quello che io chiedo a lei è, eh, dal momento che ne parliamo, quindi ne stiamo parlando, eh, c'è un qualcosa che ti... No, che no, aspetta, scusate, che uh, volevo fargli fare una cosa. Lavora sodo, invece io lavoro in anticipo. Eh, ci sarebbe qualcosa che ti incuriosisce, ma che ovviamente non hai il coraggio, o comunque hai il timore, o comunque l'imbarazzo. Insomma, ci sono tante cose che posso, per il quale ovviamente non apri l'argomento e carinamente, molto rispettosamente, il tuo compagno evita magari di aprire l'argomento o comunque di, di metterti in imbarazzo cioè non voglio Scusa, sapere non cosa dire... nel senso non voglio sapere cosa è ma tu senti dentro di te che c'è qualcosa che ti, 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 può ti può portare curiosità? Solo questa è la mia domanda non voglio eh, sapere eh, cosa no. ma co cioè se c'è ho dovuto avere persa della camera non so se è si sta alzando la caldo, temperatura caldo, per no. la live o mi sta Vedendo la, no, la, no, la febbre, no, la febbre no la febbre no. La febbre no, ma che poi adesso noi vediamo: sono argomenti di conversazione tra sì. persone adulte che hanno delle storie hanno un passato, cioè realtà non eh. stiamo dicendo niente, è semplicemente un altro, un altro un altro lato della vita, no? Sì, Come parliamo sì, di sì. tipo. Ciao Elvira, Ciao benvenuta! Ciao Elvira, benvenuta cara, come stai? Benvenuta qui nella nostra live Che dici? Cioè, come parliamo di cibo? Come parliamo di buon vino? Come abbiamo parlato di tulipani l'altro giorno, no? Parliamo anche Parlami di questo Parlami di amore, qua. tulli tulli tulipani. Tulli, panno, tulli panni. Eh, mi sembra ovvio, mi sembra ovvio Allora, ecco. aspetta che faccio un attimo le domandine brava, a Elvira brava Allora, non ti chiedo come ti chiami perché immagino... Che tu sia Elvira. Ma se preferisci essere chiamata in un altro modo, diccelo perché ti chiameremo così. Come Poi, ti eh, come ci hai trovato? <ride> Anche se stasera non è una live un po' strana, quindi non so come po'... tu ci hai trovato. <ride> Vabbè, teoricamente eh. dovrebbe essere The Sims. Noi qui stiamo facendo un po' dei gameplay eh. per questa, per questa leg Legacy, si, sì, a Legacy, infatti. Sì. E... però nel frattempo ci intratteniamo perché ci piace mm -hmm. poi colloquiare con voi, no? Quindi poi, per qualcosa uh, di più fare soft, soft Sims. sì, le cose, cosa ok. No, no, vai, vai. Si, sì, sì, scusa, mi stavo leggendo okay. ad alta voce. Ehm. Perché qua noi siamo dei. Siamo. Mi ci metto anch'io in mezzo, ma siamo tutti un po' più builder. Ma ogni tanto ci diamo al gameplay. Sì, come puoi tanto, vedere. Ogni tanto, ogni morte le pala. Come vuol dire. È, hai mangiato? Perché altrimenti noi non stiamo sereni. e Soprattutto, tu cosa hai mangiato? mangiato? Cosa. <ride> allora, io nel frattempo volevo leggere la nostra noming. Che diceva curiosità per qualcosa di più soft. Sì, ok. E quindi è già il fatto che ci sia della curiosità, questo è importante. Poi. Cosa, perché poi non è detto che uno deve essere curioso per forza di pratiche estreme, tipo attaccami al soffitto, oppure che ne so lasciami pendolare dal balcone, no insomma, ecco <ride> però da quello che dici cioè, ci può essere anche una cosa più soft che ci sta assolutamente quindi già il fatto che ci sia una curiosità Questa è importante ok eh, le cose troppo estreme non mi piacciono proprio ma qualcosa di più soft forse sì ecco e questo è importante quindi vedi allora battaglia la, la parte accetta eh. esatto allora lalla la, io eh, condivido io vorrei poterne parlare un giorno molto tranquillamente con le mie figlie perché vorrei capissero che quando c'è il reciproco rispetto e la complicità va bene tutto, non si devono vergognare di niente. Assolutamente, esatto. assolutamente, assolutamente. Ora andrò dal mio prossimo partner e dirò <ride> attaccami al soffitto e fai... Madonna pure tu. <ride> mi prendi subito la lettera, però. Eh. Eh, per esempio, no, adesso leggendo questo, mi è venuta una domanda. Non sì. voglio sapere nomi, non voglio sapere cognomi, ma c'è qualcuno che sia nella vita vera o no? Che appena lo vedete o la vedete, insomma, vedete quella persona di te, Madonna, cioè, sbatte marmuro come un'amicetta cieca Eh, mi ha mi levato proprio le parole di bocca, guarda, eh batti marmuro come un'amicetta cieca c'è qualcuno che vi fa sentire quel, quella febbre come la chiamata ecco, Valeria sì, okay. sì, sì. Okay. poi per carità, se volete ce lo potete pure dire il nome, eh, per carità però, insomma, Marchino sì, no, no, sì. no, eh, noi, cioè, nel senso se lo volete dire, non lo volete dire cioè, eh. sentitevi liberi di dirlo che non ah, io non posso dire. fare pure nomi e cognomi, io ci aggiungerei pure codici fiscali volendo <ride> e con uno prima di stare con il mio partner delle belle Ah, brava, brava, mi piace, mi piace questa cosa. Bravi, Fate bene. io e anche io. Ecco. Credo tutti, cioè credo tutti. Sì, 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 assolutamente. Ma io vi dico una cosa. Vabbè, a parte il fatto che, insomma, capiterà molto spesso Allora, Valerio l'ha provato stanotte col suo migliore amico. No, aspetta. Vale, cosa ha fatto? Io l'ho provato stanotte col mio migliore amico. Ah! ah il fatto dell'amicetta cieca, ok? Posso dire una persona famosa? Certo, Franci. Che problema c'è? Certo. certo, andate a vedere Jake Cendrit sui social, non ve ne penserete. Adesso eh vado beh. a cercarlo subito. Guarda, Somma. faccio la rilevation in diretta. Così, così subito. Ecco. E che vi volevo dire invece? Tornando sempre al discorso dell'importanza di parlare e di provare qualcosina che possa essere soft, o me, insomma, quello che più vi piace, perché poi, insomma, solo voi sapete quello che eh, vi porta all'apice del piacere. È fondamentale che se ne parli in una coppia, anche perché molte volte il tradimento, perché è importante parlare anche di questo. Deriva proprio dal sesso Cioè si parte dal sesso Molte volte è, è una forma di Parliamoci chiaro Il tradimento di sfogo fisico Che poi purtroppo Sfocia in qualcos'altro Perché magari hai uno sfogo fisico Con una persona una volta Due volte, tre volte Poi non diventa più una cosa fine a se stessa Ma si comincia ad instaurare una relazione Quindi la cosa importante Qual è? Quella di poter andare a, um, a far sì che delle fantasie, ripeto, sempre parlandone e concordandolo reciprocamente, possano essere realizzate affinché il rapporto possa poi uh, diventare un rapporto più, um, come dire, più completo, ok? perché non è soltanto, ok, fidanzato, fidanzata, fidanzato, fidanzato, fidanzata, fidanzata, moglie, marito, quel che sia, e gira poi anche in quello. E poi secondo me, secondo voi c'è un'età in cui bisogna smettere di far sesso? Secondo voi? Secondo me no, però non secondo voi c'è un'età in cui... Allora, intanto, leggo pure che dicono i ragazzi. Irama, il suo concerto sbava ogni volta che si. e mostrava la sua. Ah, vedi? Sì, il mio amato Johnny Depp, io direi proprio. Ah, è stata promossa da artista affamata lei. Affamata. Affamata? <ride> Sapessi quanto siamo affamati noi qua stasera? Ahahah. <ride> <ride> Ah, fa vabbè, insomma, avete capito? Eh, io mi farei fare qualsiasi cosa da Pietro Masotti. Chi è? Se non lo conoscete, cercatelo. Che... Vado a cercare. Vado a cercare. Eh, io penso che finché uno ce la fa, si può continuare, brava! Assolutamente, assolutamente sì. Allora, innanzitutto, lei che fa? Deve andare al lavoro? Che ore so? Ah, no, sono le 17 sono tornate a casa. Quindi, fai una cosa, fai un dipinto astratto. Ah, ho capito che dici. E chi è? Sì, è? È fa il Paradiso delle Signore, è un siciliano molto verace, diciamo. Ah, ci piace il siciliano. Ci piace il siciliano verace, assolutamente sì, assolutamente sì. e E peraltro vi volevo dire, no? Ma faccio un esempio, secondo voi, boh, consigliate Momma, mm. eh, se ovviamente sono ancora insieme, insomma, io, ad esempio, penso che secondo me i miei genitori ogni tanto facciano ancora sesso. Voi cosa pensate? Cioè, l'idea che lo possano ancora fare vi turba oppure no? Allora, sicuramente eh, da cioè, immaginare, no? Questa eh. cosa è. Eh tu dici quando magari okay. eri a letto che dormivi e, e sapere adesso da adulta che tu i tuoi genitori mentre tu dormivi facevano eh. gli gnacchi come lo chiama Mariano allora un po' mi vergogniamo invece adesso ma adesso non mi vergogno semplicemente perché comunque ho fatto io le mie esperienze ecco. quindi non c'è niente di male mi hanno confermato che non fanno niente da quando sono nato io no sì. dai ma tu ci credi? No oh, Valerio, tocchiamolo, tocchiamolo questo argomento sì. Perché anche questo va sensibilizzato Allora sì, io a mio padre ho toccato <ride> i preservativi I miei sono divorziati da anni E mio padre è felicemente singolo con molte amiche Vai, oh, bravo, che... bravo, bravo Si diverte, si diverte vabbè. A me è capito di sentirli da piccola, ok? E, e... Poi, ah! <ride> Infatti stavo di ma vale dove sta che volevo chiedere Vale, tocciamolo, tocciamolo tocchiamolo, tocchiamolo l'argomento tocchiamolo l'argomento, vai, però non mi turba affatto. Adesso okay. non turba nemmeno, però diciamo che se io dovessi pensare a me, a quando avevo, che ne so, 8, 9, 10 anni, sapere che mentre io dormivo loro erano allegri nel letto, un po' dico Che senso? Ma è ovvio che adesso no, no. Okay. adesso no. Okay. In parte ci credo, anni fa ero costretta a dormire nel letto con i miei perché non c'era posto nella camera dei miei fratelli. Ecco, quindi Come giustamente... Non è solo il letto, eh. Eh, eh. 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 Ci sta, ci tanti posti, insomma. Mm. Eh. Cucina insieme, dai, cucinassero, cucinano insieme, dai, facciamo eh, una cosa mattino. romantica. Anche a me è capitato di sentirlo da piccolo, che imbarazzo, mi tappavo le orecchie per non sentire. <ride> No, fermi, vi devo dire troppo sta cosa, dici troppo Daniela Vai Dani, vai Dani, dici. Dove va lui? Che se per cucinare devi cucinare dall'altra parte. Voglio fargli fare una cosa romantica, cucinate insieme. No, lui se ne va. Ma dove va? Ma che va? Procaccia il cibo. Niente, no. Lui niente. Stress non per il Non ti preoccupare, i migliori del tempo lo trovano sempre. Ecco. <ride> Allora che dice, io una mattina mi sono svegliato presto e ho trovato, ho trovato la missionaria, ho chiuso subito la porta e ho guardato Terra Nostra. <ride> <ride> Ma io vorrei capire, dove trovano il tempo? Noi già con, un, con una avevamo difficoltà a trovarlo, ora con due non... <ride> un delirio. <ride> Ma tu là, là hai paura che quando crescano possano inavvertitamente beccarvi tra virgolette oppure no poi devo andare in bagno ho fatto finta di cadere per farli smettere <ride> questo sì un capolavoro sembra che Jed abbia appena stretto un'amicizia eh? di questo sono dati eh, ideali di perfezione che devo fare sì o nome beh sì, ecco, uh, sì, sì, sì ecco. certo ecco. per esempio questo è un bellargomento visto che parliamo Sesto eh. ora, qualche, i, i, i già genitori, le mamme, qua. Eh. Ma voi vorreste un giorno avere dei figli? No, non ho capito la domanda perché c'è Mattia che ha detto che se un giorno mai dovesse avere dei figli, vorrà parlare con loro liberamente di queste cose. Eh. E allora mi sono agganciata, escludendo i genitori, ovviamente eh. chi ancora non ha figli li vorrebbe. Eh. Cioè, vor, 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 eh, se è una domanda complicata, non rispondete. Archino si, sì, sì, vorrebbe. Proxia, okay. sì, okay. questa lancia i botti in aria nel frattempo. Aspetta, okay. so. però, mi sono perso qualcosa. Allora, fatemi leggere qui. Uh, vorrei. Tempo è eh? no, poi dove uno... dovevo andare in bagno. e Ho fatto bene, ok. Io, se un giorno dovessi mai avere figli, vorrò parlare liberamente al riguardo. Nel senso che, una volta spiegato il sesso, spiegherò anche che anche loro, anche per i loro genitori, c'è il bisogno. Perfetto. Allora, l'altra sera vado dal mio vicino di casa con la vicina del piano di sotto e non vi dico i rumori e le parole che si sentivano no. dopo due minuti. Molto bene. Allora, se continuiamo a tenere questo letto, ci becchiamo. Suro scricciola. che beccano perché fa rumore. <ride> ah, ok, perfetto. Però non allora, mi preoccupo, okay. si allora, vorrei in mezzo, sì, sì, sì. in mezzo a tanti si leggo il no di Valerio. Okay. E io in realtà ti capisco. Perché in questo preciso momento della ecco, mia vita, legge, Daniela, okay. io sono uno dei miei sogni di diventare madre, ecco allora. Um, Ok, quindi tu non li vorresti. Allora, e io allora devo essere no. sincero. In no. questo momento no. In questo momento no. Ok, perfetto. Uh, allora, io penso una cosa. Uh, vor... Forse anche io in questo momento non, uh, non, non, non mi sento pronto allo spirito paterno, ok? Uh, però boh, nella vita non si può mai sapere, insomma, che dire cosa succede qua? Qui è diventata una cosa rossa. simbologia, tratti, che succede qua? Chi è cosa? Qui allora lei. fammi vedere, ordinata creativa, sapienza affaristica, ambizione, estroversa. Vabbè, a posto, visualizza le Mi dire... bastano i figli di The Sims dice Valerio. Ecco. Allora io, in realtà, però io eh, il no ve lo posso motivare se volete, se okay. vi interessa la comunità. Vai, vai. Allora. Allora, diciamo che in primis, sicuramente, è il non aver trovato la persona giusta che mi abbia okay. fatto dire Ok, è il momento. Ma io al momento eh, non ho un lavoro fisso, faccio dei lavoretti, ho un lavoro un po' precario, e purtroppo eh, i figli, per crescere i figli, l'amore non basta. No, decisamente. Non basta. Purtroppo, i figli costano, soprattutto in questo paese dove comunque. Eh, eh, non, non è aiutata la natalità, diciamo certo. così, quindi eh, sarebbe complicato e in più il mondo che stiamo creando, sembra mm -hmm. una cosa scontata, ma il mondo che stiamo creando e quello che il mondo sta diventando io, eh, a, a me non piace, mi sentirai egoista a lasciare un mondo così alle infatti, future generazioni infatti infatti lalla assolutamente non sei indelicata allora io vi dico una cosa ragazzi eh, nelle mie live sempre ovviamente con il rispetto per, più che altro per non farci bannare ecco più che altro per quello no, certo. e vi dico che mi potete chiedere qualunque cosa potete parlare di qualunque cosa vi dovete proprio sentire liberi in tutto ciò ok allora ti dico lalla eh, in Germania si può si può fare eh, possiamo adottare dei figli, eh, qui il matrimonio è paritario, nel senso non è un'unione civile, ma è un matrimonio a tutti eh, gli effetti, quindi tale e quale a quello di una coppia eterosessuale. Eh. Addirittura eh, ci sono matrimoni multipli. Beh, per me sono è per sono me. permessi, è sono permessi, sì, sono legali, <ride> matrimoni multipli quindi il l'amore senso... è considerato sì perso. sì sì, Anche... sì, 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 okay. sì. allora l'altra no, volta non so stesso. se qualcuno se l'era perso l'altra volta um, avevo raccontato di questo programma coreano su Netflix vi avevo detto il titolo eh, di andarlo a vedere perché loro parlano del sesso visto che in Corea uh -huh. il sesso è un po mh, è, è un po più diciamo difficile, difficile complicato. sì 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 Um, e quindi che, che cosa succede? Loro andavano e scoprivano e devo dire che effettivamente qui in Germania il sesso non è visto come un tabù, cioè molto spesso i giovani ci hanno il fidanzato, la fidanzata, insomma quel che sia, eh. e nuovo tratto, si sì, è ordinato, perfetto, e cosa fanno? Magari cominciano ad esplorare la loro fisicità e vanno, e sì, vanno direttamente in camera loro, magari se hanno una casa no. a due piani vanno sopra, i genitori nel frattempo stanno sotto, oppure loro stavano, vanno nella loro camera e i genitori stanno in salotto, e cominciano ad esplorarsi quindi cominciano ad avere i primi rapporti ok? ma non c'è la cosa di dire oddio di là ci stanno mia madre e mio padre, no assolutamente no, e anzi del sesso se ne parla è fondamentale, pensa che addirittura Teo mi raccontava che quando era ragazzino lui c'era un programma sul sesso proprio, in televisione lo facevano quindi ma perché è, è fondamentale è importante educare, educare i bambini da certo. subito certo e comunque non far vedere il sesso come un qualcosa di uh, negativo, ok? Mm. Quindi insomma fa parte comunque del nostro rapporto. Volevo leggere una cosa che Furoxia fa: lì addirittura diritti esatto. per le persone trans. Come è stati messi benissimo, perché pensa che quando un'azienda cerca mm, eh, personale non mette solo uomo o donna, ma mette mm, maschio. Uh, femmina e poi c'è cioè, mi sembra se non mi ricordo la, la D di, 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 insomma, o, o la A non mi ricordo vabbè, insomma cerca, le persone transessuali sono molto molto integrate all'interno della, uh, della, della comunità qui addirittura uh, puoi scegliere di cambiare il nome di insomma la, la cosa di genere come si dice la L'identità è, è la cosa di genere, l'identità di genere qui è molto importante, <ride> è molto rispettata, infatti mi piace questo paese anche per questo motivo Qui pensa che non so nemmeno se um, l'operazione completa uh -huh. del cambio sesso in Italia sia permessa Ah la vedi, Barbara l'ha vista, l'ha vista eh, Questo non, vale... non lo so sì, diciamo che ad esempio ecco l'ultima cosa perché l'altra volta forse ne parlavo hanno dal primo di aprile hanno legalizzato anche l'utilizzo della, della cannabis uh -huh. si può dire o me bannano ormai ho detto amen ah, ciccia e fino a uh, mi sembra 50 grammi al, al mese una cosa del genere uh -huh. Sì, che poi non ho no, no, la più palida di quanto possa essere nel senso, eh, però comunque, quindi anche qui adesso si attiveranno dei coffee shop, eccetera, eccetera, eccetera. Già ad esempio qui la prostituzione è legale. Uh -huh. Qui esistono, per proprio fatalità, proprio vicino a casa ce n'è una, eh, è una palazzina, eh, e dove ovviamente si pratica il sesso a pagamento. Assolutamente e comunque sì. comunque è, è anche più sicuro così: se proprio vogliamo dirlo, è controllato, controllato è controllato. Pagano le tasse, ehm, eh. hanno dei loro contributi. Quindi insomma, <ride> no, ciao <valla>. Ire! Adoro, <ride> adoro. Eh, aspetta, qui invece le persone trans in posti di lavoro stanno messe proprio male. Sì, peraltro... Eh, ma, tua, ma sì, amore, qua eh, non è solo... Peraltro, se sei fortunato è... che magari... O fortunata, perché poi ci sono sia eh, gli FM che gli MF. Cioè FM sono eh, transessuali che da femmine diventano maschi, e MF sono dei maschi che diventano femmine. E allora, se tu hai già un posto di lavoro e se devi essere fortunato a lavorare in un'azienda con un minimo un po' di apertura allora tu entri che magari non so io da uomo decido poi di fare la transizione ma ormai ho il contratto tutto quanto eccetera eccetera è una questione se invece io non ho un posto di lavoro e decido comunque di fare la transizione e poi magari cercarmi il posto di lavoro, a quel punto diventa un grande problema perché Perché purtroppo non c'è ancora il riconoscimento dell'identità di genere, insomma tutta una serie di problematiche che secondo me cioè, veramente in un paese civile dovrebbe esserci questo riconoscimento, non in un paese, un paese sviluppato, ma già che deve essere un paese civile ok? Leggevo un'altra cosa, Lalla, si è permessa in Italia ma è molto raro che tu riesca a finire il percorso, vedi ecco, questa è, poi aspetta, Furozia dice io per esempio qui apprezzo davvero tanto all'accademia dove studio make up, una delle nostre insegnanti è una donna trans ed è trattata da noi e del resto degli insegnanti, di eccetera, come merita e questa è una cosa importante, però il problema è che spesso, scusa Fede, le persone eh, trans o omosessuali comunque non, non come le vorrebbe la società, sono viste come persone strane, quando semplicemente andrebbero trattate da persone quali sono. Sì, e poi purtroppo sono sempre rilegate. Questo perché purtroppo è me è la società. Mh, Soprattutto in Italia che ci, eh, ci porta a questa cosa. e Sì, Gioia vai, falla. <ride> ehm, vengono sempre viste legate ad una categoria: cioè transessuale uguale prostituzione. E questa è una cosa tremenda, Vero. tremenda. No, io, allora si parlava un po' innanzitutto che la piccia ha limonato uno sconosciuto fondamentale <ride> questa è la prima cosa è, come no, abbiamo aperto la live se questa sera è nata da una limonata capito? Ecco, capito? <ride> pensa se erano spritz che poteva succedere eh, esatto. ecco e, e poi ovviamente abbiamo sviluppato l'argomento uh, del fatto che comunque qua, quanto è importante il sesso ok? è importante il sesso in una coppia nei giovani se eh, si è esplorati qualcosa di un po' più Particolare se si ha la voglia di esplorare qualcosa di un po' più particolare, eh, perché comunque è importante anche nel, nel rapporto che eh, due persone si possano. Aspetta, che qui gli ripariamo il bagno e poi lui riesce a andare ma, bagno parlando un attimo di gameplay. Guarda sì. un po' quando è libero. Lui che vuol dire, Domenica, eh, quando dal lavoro, è, è riposa, lavoro. Eh, il, il sabato, sabato e la domenica e stiamo a venerdì quindi lui adesso allora, si riesce a riparare organizziamo il... il matrimonio sì 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 ma sempre se stavo sposata perché mica ho capito se stavo sposa, qui tocca un attimo se lui da... sta a livello 2 di carriera si sì. allora livello 2 dove è fatto si sì, incarica sulla, pronuncia... sulla valigetta clicca sulla uh, valigetta assistente responsabile si okay, sì sì, sì ci sta ci sta sì, ma tocca a vedere se lui ha voglia di sposare lei perché prima mica mi è comparsa sta cosa eh. ecco purtroppo non è quello da cui mi farei sbattere al muro come una gatta cieca, amicizia. mannaggia, mi fate morire, ragazzi. Ma io spero che non vi, insomma, che mh, vi piacciano questo tipo di live un po' argomentate in questo modo e che spero, insomma, non turbino nessuno, eh. Uh... Anche perché ti ripeto, mi, piace, mi piace, è vero va bene il gioco eh, il gioco va benissimo uh -huh. però um, mi piace comunque che ci siano un, che niente non si ripara forse è il caso di allora, sostituirlo la, la, comunque io sinceramente ho esplorato okay, poco la prima volta a 20 anni e a 23 mi sono messa con il mio attuale compagno l ho, l ho, aspetta l'ho comprato con lui Giampiero Piero per sperimentare insieme ma lui è lurdo Ma lui fa schifo. Comunque, eh, vabbè, ehm, senti, la prima volta a 20 anni, io sono una di quelle persone che crede che non sia un'età. Per esplorare? Per esplorare o quando sento magari persone che siano ragazzi, ragazze o che magari a 20 anni anni non hanno avuto ancora la loro prima volta io non sono una di quelle che, che giudica nel senso che secondo me cioè, non che ancora non l'hai fatto tipo queste cose così esatto, cioè, bisogna eh, no, comunque certo. io penso che ognuno di noi si capisca capisca il proprio corpo la propria testa mm, assolutamente. Se non quella. quindi poi c'è chi come me l'ha fatto perché sì ai miei tempi purtroppo andava che pare brutto ma eh, se a 17 anni eri ancora vergine eri vista come una sfigata probabilmente adesso se tornassi indietro potessi tornare indietro aspetterei però in realtà adesso col senno di poi ho capito che non ero pronta proprio Vabbè, la cosa, quella è una cosa fondamentale è essere pronti ma per se stessi non tanto per gli altri perché la cosa fondamentale è quella la cosa fondamentale è quella essere pronti con se stessi essere comunque in grado di innanzitutto di apprezzar, apprezzare il proprio corpo secondo me oh. una cosa ad esempio di questo ne, ne parlavo mi faccio allora ne parlavo con un amico che mi diceva oh. mi raccontava e mi diceva eh, molto spesso capita che eh, mio compagno non ha voglia, eh, io invece però ho voglia, BDB, BDB, poi allora mi fa, è che devo fare, lo devo tradire. Dico no, assolutamente, non lo devi tradire, però se tu senti che in quel momento hai un bisogno fisico, mm -hmm. masturbati. Si può dire? Sì, l'ho detto tanto ormai. Ormai l'hai detto. Ormai eh, l'ho no, detto. Ti danno questo pezzetto dalla live, ma si può dire. Ecco, cioè, secondo me. Eh... Ciao, Sofia. Ciao, Sofia. Anche capita la stessa cosa non fa. Aspetta, che dicevo, e, e quindi, secondo me è una cosa importantissima. Ma lo dovrebbero fare sia gli uomini che le donne. Certo. Imparare ad esplorare il proprio corpo, imparare è a capire cosa, cosa ci piace. Del nostro corpo è qualcosa di fondamentale, affinché poi, durante un rapporto con il nostro partner, possiamo anche guidare il nostro partner nel punto dove ovviamente potrà comunque rendere, farci toccare il massimo del piacere. Esatto, cioè, secondo me no, parlavamo prima. La comunicazione infatti, è fondamentale, infatti, infatti, ad esempio, no ora. Faccio un esempio, cercherò di dirlo cercando di non... Educando un pochino. Ecco, sì, infatti. Allora, ci sono per gli uomini, mm? soprattutto gli uomini eterosessuali, delle parti che sono tabù. Ok. Ok? Verbotten, mm? come si dice in tedesco, so Verbotten proprio. Ok. Mentre secondo me... Cioè, pur sapendo che ci, in quelle stesse parti che per loro pensano che, essendo di vieto, ma eh, li, se, se dovessero essere esplorate, potrebbero renderli meno mascolini. E invece ci mm -hmm. sono queste parti che esplorate anche con la partner femminile, okay. secondo me possono rendere il rapporto no, più no, intenso. Ok. Il lato B diciamo così: bravo da te, non mi hai aiutato. Non vuole l'ho sì, presa un po' l'arga. proprio però Da insomma. una parte no per le ragazze la vergogna di chiedere no. e di farle dimostrare mm -hmm. quello che a loro piace, dall'altra dall parte del della moneta, c'è cioè comunque, un uomo e che infatti... si vergogna della sua parte, poi nemmeno poco Il mascolina, che... perché quello non si rende meno mascolino, Il capito? Che, ovviamente non parlo di una o oh, questa si può dire, è una parola di, di penetrazione, ma parlo anche certo. soltanto di eh, toccare o comunque certo. sfiorare o comunque eh, avvicinare magari una mano in quel punto specifico <ride> capito? So, di lì è posto, ecco è a, posto, è a posto il sim, è a posto, è a posto. che è successo <ride> al sim che dicevamo eh, no, non per smettere l'argomento che anzi mi, mi interessa ma <ride> Sì, è ancora vivo. Anche sembrerebbe abbastanza allora, concentrato Io volevo leggere te. Sofia, però aspetta, mi ero perso Sofia. Sì, sì. Cioè, prima c'era Lal. Uh, aspetta, allora ricominciamo. Uh, aspetta, faccio un passo indietro allora. La nostra alla diceva comunque: sinceramente, ho esplorato poco prima dei vent'anni, eccetera, eccetera. Eh, la Vero dice: certo che mi piacciono. Poi, sempre la Vero dice: infatti, ho esplorato di più dopo i 40: e va bene, a vent'anni pensavo all'amore, eccetera, eccetera. Guarda, ci siamo passati tutti, amore mio. Ostia. E poi Furoxia diceva: secondo me, persone finiscono per rimpiangere potessi, passatemi il termine, la prima volta. Capita anche questo, capita anche questo. Uh -huh. Lalla dice, non, certo non c'è un'età, poi ora eh, spererei che le mie figlie aspettassero possibilmente fino ai 19-20 anni, ma la vedo dura, visti i tempi che corrono. Per questo vorrei poter avere dialogo con loro su questo argomento. Eh, questa è una cosa importante. La nostra Sofia dice, anche è capitata la stessa cosa. Un anno fa mi sono messo con il mio attuale ragazzo, io avevo 16 anni, e lui 18 e i miei eh, amici mi prendevano per il culo perché non mi sentivo ancora pronta per farlo ecco lì ad esempio è sbagliato però capisco sempre che ovviamente la madre degli imbecilli è sempre incinta ora prendere per il culo un amico perché non lo ha ancora fatto mi sembra non proprio è una un cosa... amico, non è un amico a parte cosa. in sé amico ma mi sembra una cosa proprio da ragazzini capito cioè nel senso ora che tu lo faccia, sì per andare a dire io ho fatto sesso, eh, mica ti danno la metaglia, fermate. Perché poi, come ha detto giustamente il nostro uh, Furozia, ci, si potrebbe poi farlo tanto per dire l'ho fatto. E poi rimpiangerlo quindi perché magari in Ovviamente, quel momento certo. non è ecco, e infatti, come diceva la nostra Pitch, è successo. Sono tutte e due. Dov'è? Aspetta, ok. Poi Lala diceva: Sono tutte e due femmine. Daniela chiedeva: La vero è fondamentale. Francesca fa: Comunque, domani mattina ho un colloquio di lavoro in un hotel a quattro stelle come cameriera nel ristorante. Non sapevo che, non sapete che emozione e ansia che ho? E noi incrociamo da gambe, tutti. Tutto sì. quanto, eh? poi facci uh, sapere scusate non c'entra niente con l'argomento ma invece va benissimo perché comunque è importante poi altalenare se avete voglia di dire qualcosa di condividerla va benissimo quindi non mega ma super 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 mega in bocca al lupo alla nostra Franci vai tranquilla, Mamma vedrai che andrà benissimo e se già che ti hanno scelto vuol dire che hanno visto delle grandi capacità in te quindi incrociamo subito eh la capisco, io ma lo dico sempre mi, che eh, non Cresti... per minero... ok scusa è no stavo leggendo uh, io ho chiesto al mio ragazzo di provare ma non vuole va bene ok uh, però con le battute scherzare me lo chiede ah ok ma aspetta scusa non penso che chieda proprio ecco magari come ad esempio un altro, un altro punto ragazzi mm -hmm. ragazze sopra questo è per le ragazze ma anche per ragazzi, eh. Sotto noi maschi... maschietti, mm. tra come dire, Twitch, le... Twitch, non ci bannare. Twitch, ti prego. No, vabbè, cioè, cioè, allora ehm, ci sono le palle da baseball. No, si può dire sì. palla da baseball. Ci sono... la, palla ecco, da baseball ecco, la palla da baseball è uno sport, la palla da baseball è uno sport. E, eh, e eh, la buca del golf sì. <ride> è uno sport pure quello, uno sport pure quello. C'è una pianura? <ride> ah, ecco, vedi, tra le uova e la pesca c'è uno spazzetto. C'è un, ecco. uno spazzetto, bravo, bravo, ecco. Quello spazzetto stimolato mm -hmm. con le mani, ecco. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Ah, ecco. Ecco, ad esempio, quello stimola un pochino la parte sotto, perché poi sotto abbiamo la prossa, tutto quanto, eccetera, mm -hmm. eccetera. Quindi dà molto piacere agli uomini, a molti uomini, non detto a tutti, è come a Staradore che vi capezzo, insomma, se è, non a tutti, però alla, maggiora, alla, alla maggioranza, maggioranza... alla maggioranza, ma eh, eh, comunque, eh, sta, eh, è Esaurito sta vivendo un esaurimento nervoso, te lo dico, eh. qui abbiamo un problema. Dobbiamo... Però vedi Franci, no, Fede, me lo piace direttamente, a me mi piace se dice le cose direttamente senza vergogna, è proprio questo... È bello non... questo è un rapporto è meraviglioso, eh, ragazzi. È proprio questo. Cioè, è proprio questo, capito? Perché poi da qua allora uno si scopre, si conosce Ora io adesso non so da quanto tempo, Tattino, esatto. <ride> yeah, mi ha fatto qua morire comunque. Qu quanto ti piace questo argomento a te, Tattino? Guarda come è attento oggi, guarda. Sì, sì, guarda. voglia. Però ecco, io adesso non so da quanto state insieme. Anche ma con le rosa. Perché anche con la rosa? Con una lingua quella. Ah, <ride> una lingua, scusate, mi sembrava una rosa. No, vabbè. Ti anche la più un... quella rosa, eh. Ecco. <ride> Mi sembrava una rosa. Infatti, dico, ma che cazzo c'entrano le rose <ride> Ma perché? Un fiorellino delicato, ok. <ride> un fiorellino delicato, perfetto, benissimo, <ride> benissimo, <ride> benissimo, ragazzi. <ride> Mi fai che sono quella giusta per lui. E eh, questa è una cosa importante. Petalora. Questa Petalora. è una cosa importante, esatto. Franci eh? Insomma, Petalora. avere, Petalora, avere un, un rapporto tale da. Uh, da poter eh, veramente sentirsi liberi di dire e fare quello che si desidera è una cosa fondamentale fondamentale nel frattempo lui è, eh, scusa, ha bisogno allora. di divertimento esaurito però sta scendendo eh sì, sì, Poi sì ha bisogno di quello, un giorno libero non andando avanti con la carriera quando sale di carriera non si esaurirà più eh speriamo, lei invece che c'ha, lei è stordita è storbita, Lei è, è trascurata, Madonna, è l'ercia. Fia mia, fatte in bagno, però. Poi allora, siamo ha... molto in sintonia. Beh, questo è bello, Francia questo è molto bello. Assolutamente. Allora, Maria, persona... ragazze, ragazzi, e ecco. ragazzi, gli uomini come provano piacere con la stimolazione del campo da golf, non provano piacere con niente. Ok. Vabbè, diciamo che allora Diciamo che è un, una parte importante, eh, però non è detto che sia sempre così. Eh. Non è sempre così. Molti, sì. molti, però non è sempre così, diciamo così. Allora, aspetta, andiamo, fatemi tornare un attimo da questo, che questo c'ha bisogno di divertimento, famogli giocare una partita a qualcosa, intanto se poi appena lei si finisce di fare la doccia vediamo se riusciamo a combinare sto matrimonio, va? Allora... E comunque è molto bello scoprire anche questo lato di voi, perché comunque... Siamo una community sempre più unita, ci, ci vogliamo tutti molto bene sì. ormai dopo così tanto tempo. E scoprire anche queste parti di voi è molto bello. No, ma è un po', secondo Beh, me, ci avvicina. Anche, grazie, grazie, perché comunque non è da tutti darsi <ride> no? di persone e parlare di queste Infatti. cose. In, in tutto ciò stava per bruciare il pigiama, ecco magari vediamo tesoro mio, insomma non volevamo fare fine la fine di Giovanna d'Arco, ecco. <ride> no, ma poi sai perché? Perché comunque questo è l'unico mezzo che noi abbiamo tutti noi per comunicare, no? Quindi... Ehm... Un po' fa, un po' diciamo, come se fossimo ecco che ci riuniamo tutti insieme una sera, una domenica sera e ci facciamo quattro chiacchiere. Uno si mangia una cosa insieme. Purtroppo, non possiamo farlo fisicamente, quindi, questo è l'unico modo. <coughs> sì, mi sta uh -huh. venendo la voce da non lo so, da profondo rosso proprio da, è da ecco. uomo, sexy <coughs> da uomo sexy. Arriva la voce da uomo sexy, ragazzi, eccola <ride> da tracheite. Secondo me, altro che. <ride> Altro che uomo sexy, sto Travis ha rotto i coglioni. Scusate, mo ve l'ho detto, eh. e oh. ecco. Eh, gli è venuta la voce dal sesso di Gemma di Galga. <ride> <ride> lei è il suo gabbiano. Lei volato è volato via. Gabbiano. Ecco, è, volata, è volatissimo. Allora, lei è finito. Ok, allora tu, allora tu, tu donna, qua tu, uomo. Qui ora, sì, tu uomo. Qui ti ho detto una botta di caldo. Ecco, allora tu uomo, a lei donna, no, riprendi le chiavi di casa? No, ok, allora, romantico. No, ma... Proponi le nozze, dai, che sì. ci sì. sai gli diamo. Proponiamo sì. le nozze, dai. Allora, ah, la parmigiana, non il pigiama, Fede, ma che giorno, ah. dai. <ride> Allora, gli sta proponendo le nozze Oddio, ragazzi. Propone le nozze. Carino, lei? Si sì. oh. yeah. è un pure... piccolo. Oh, che amore loro. Eccoli. Carine. Oddio. Dobbiamo mettergli un abito da sposa. Però a lei, eh. eh sì. Loro, è vero. Sì, bisogna adesso stanno bene insieme. Bello. Sono oh, molto carini. Sì. Di cosa stanno parlando? Lei già gli sta dicendo, guarda amore. Loro hanno già visto l'abito, la chiesa, il, la location e dobbiamo fare. E lui dice sì, paghi tu perché. In la... amore, io avevo già organizzato tutto. Stavo solo aspettando che tu mi facessi la proposta. Ma scusate, ma, ma, lui, ma lui in io. faccia è grigio. Secondo me è la luce, Fede. È La luce è una luce di merda ovviamente come al solito. Lei pensa i colpi infatti, lei è carinissima, sì è carinissima, molto molto carina. Oddio perché c'ha questi occhi da matta lei? Parla da polizia? Ho capito, allora Gioia, cominciamo con lei, magari la mandiamo, infatti mandiamola qui e vai a uh, modifica il sim, basta parlare, basta, ecco sì. Ah no, ci ho, manda ho mandato lui Aspetta, no, buoni che ci ho mandato lui Ho sbagliato Ah no, lui, aspettate Allora, lui, aspetta lui, lui lo rimandiamo, lo mandiamo al bagno Usa Lei invece la mandiamo qua E fai, eh, dov'è? Modifica il sim Ok Sì, sì, re, adesso ah, lo facciamo io, Perché non li fa viaggiare a Tartosa a scegliere la torta e il bouquet? Eh, eh, sì, ecco, nel frattempo volta... vedete cosa ricapita Ecco <ride> Sempre le merde, perché sono delle merde. <ride> allora, l'abito qui, giusto, nei formali. Sì. Ok, lei c'ha questo nel frattempo, di... molto carina. Lei comunque ci piace. Che belli quei pacchi. Tutti li ha fatti scaricare. Una merda. <ride> che bello, sto lo screen. <ride> se lo volete, allora se lo volete, uh, ve lo cedo volentieri. Allora... Ab... cosa divertente. E noi ce l'abbiamo tutti quelli. Ho capito, capito. Allora, abito da sposa, abito da sposa, eccoli qua. A me piace tanto questo, ragazzi. Secondo perché me è, è molto elegante, questo molto, è molto bello, molto... è proprio bello. Anche questo, non è... No, però, questo sembra più vestaglia. Non lo so, che gli facciamo mettere? Perché... Quello... Prova quello rosso vicino a questo, però in versione bianca. Questo è proprio classico. Questo è proprio classico. Che dite ragazzi? Allora, questo no, questa no, questo è proprio brutto. Anche se coi tacchi guarda è un'altra cosa, eh. Eh sì. Questa così, oppure qui che cosa abbiamo? Ah, questo è quello da Liceali. Ali. No, <susurra> non... mm, no. No. Una cosa bianca così? No, troppo porca. <ride> Perché come te la immagini lei? È una persona elegante. Comunque allora, in realtà, un... in realtà, io devo essere sincero. Ciao, Verdi. Um, oh, Verdi, tesoro. Buona domenica anche a te. Allora, o oh, una cosa, no, così, no. Allora, a me piace, onestamente, devo essere sincero. O oh, questo, okay. Questo mi piace Però molto. questo è champagne, che non è propriamente bianco. È molto è bianco. Bello. Mm -hmm. Questo è quello proprio bianco così. Sì. Ah, che poi, vabbè, ci stanno le varie colorazioni, eccetera, eccetera. No, vabbè. Sì. Ah, fatemi vedere qui. No, questo è troppo casta. No, non mi piace. Oppure c'è, Madonna, um, questo è bruttissimo, ragazzi. È, è un tremendo. vestito bellissimo che eh. però è di vita uh, entità. Eh? Che è quello con uh, il tool e i fiorellini colorati. Voglio c'è anche in versione bianca con i fiorellini colorati. Ma qual è questo? Questo. Mm la versione bianca e bianca che poi pensate che questo abito un abito stile così l'aveva fatto pure Gucci vero dicevi so. come te la come te ne immagini ah, io me la immagino in corto ok no, ovviamente non in corto zozza eh, in corto mm, lunghetto diciamo midi sotto mm. al ginocchio non eh. c'è questo, questo... Nero. Vediamo un po' questo in via. No, questo no, una cosa così. Che dite? Con l'oro troppo classica. Eh, è che non riesco mh, ad immaginarmela. perché comunque. Abito così, mm. così. No, madonna, tremenda. Allora, e... capello raccolto o più lunghi? Ti dice Ire? Mo adesso vediamo un attimo. Ti allora quello. È una cosa così? No, così è brutta, non mi piace. E mi sono perso che chiamata. Eh, abbiamo fatto la proposta di matrimonio e lei ha accettato. E adesso stiamo scegliendo la. Un abito. abito così a pantalone, ragazzi. Che dire? Ecco, per esempio, questo è molto bello con dei bei tacchi bianchi. Eh, vabbè, vediamo se ci sono queste scarpe in bianco. Sì, amore, ci sono. e eh, beh, figurate, perché ne ragionava viste? Oppure, tipo una cosa così. <ride> No, perché, lo mh, non lo so. Allora, innanzitutto, dove la facciamo sposare a Tartosa? Sì, dai, oddio. Oh ok, no, una cosa così in bianco. Quindi ci stanno delle belle. <ride> ci lo stanno comunque delle scarpe. Non stivale, uno stivale ecco, così. per esempio, non è male lo stivale. Ora decolte magari, eh? No, a me piace di più. De colte, dai, che dite, ragazzi? Allora, così secondo me. È allora. Se io, devo essere sincero, se io mi dovessi sposare con un abito di questo genere, quindi tutto bianco, io darei una nota di colore tipo con le scarpe. Allora, Lalla dice che anche a lei piaceva tanto i, quello bianco di vita in città, ok? Tu metteresti... Beh, allora a questo punto vai sull'illa o sull'oleno come i peli, magari. Come i peli? I capelli. Ah, i capelli, i capelli... capelli... Una cosa così mm. non è male lilla la così più rosa che dite per fare una Ma cosa un po' diversa bella... oppure un decolte bianco così cioè bianco non è bianco Che cazzo sto dicendo non ce vedo manco più comunque e lei è generosa è una che fa baldoria va per eh, festa capito per che dite aspetta sofia che dice a me questo con i pantaloni con che c'è un sacco, che ho E con quelle scarpe lilla ancora lilla. di più figo. Eh, aspetta, quali scarpe lilla? Aspetta, queste qua? Queste? queste. Mm -mm. Beh, bellino dai, secondo me ci sta. Ma ci abbiamo qualche acconciatura da me. Aspetta, vediamo un po' se gli troviamo qualcosa che gli possiamo Vabbè, mettere. Vabbè, al massimo le mettiamo, che ne so, l'extension per il matrimonio. Può starci. Sì, sì, sì. Allora, volevo vedere se c'era qualcosa. Che potevamo mettergli tipo una veletta, una cosa. Allora, tattino, che lui torna a bomba su un argomento. Eh. Comunque tornando al discorso di prima, adoro io esploro molto così, il mio eh? corpo. Mi chiamavano l'esploratore. Ce capito? lo chiamano Pepa, quella che non è brutta è eh, assolutamente <ride> Tatti tattino maiale. Proprio adoro. E noi la veletta. Uh. Dov è? Scusami, dov'è la veletta che ne avevo? Non nei sta so... tra i capelli. Sta tra i capelli, ah, tra capelli ok. Allora aspetta, delle acconciature qua. Ma tipo una cosa così... No, non mi piace, orrenda. Torniamo indietro. Sì, è vero, 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 è vero. vero. Ma non sto, sto, sto gioco di parole stupido, <ride> mi dispiace amore, ma non, non lo faccio apposta. Se ti dà fastidio dimmelo. Comunque ma che cosa? sì, cos'è? <ride> perché io faccio sempre è vero vero io faccio sempre questo gioco di parole ah. che sta allora sono nella categoria quelli lunghi ah, filtra è... per il mio matrimonio ok, okay. facciamo grazie. prima bravo grazie è eh, no, vero perché mi viene, cioè, mi viene spontaneo non lo faccio a posto <ride> no è il mio matrimonio ah eccola So così. capelli lunghi, però magari si è messa l'extension. Che c'è importa. Però io rimarrei sempre su una colorazione un po', ma la faccia di Jade dice: dico, eh, purtroppo, cioè, non l'abbiamo cambiata molto. Abbiamo solo un po' aggiustato il nasino, Ma mm, mm. abbiamo fatto un makeover. Ma, ma, ma che lei. dite così? Ma vi piace, non oddio! So forse, che era che... Era meglio, forse era meglio bionda magari per il matrimonio ha coperto i capelli, ha messo un extension, un extension. Allora, aspetta, ha messo un extension. Non lo so, allora, non so se la veletta mi convince, ma perché? Ma se la lasciassimo così... Sì, sì la il cappello era bellissimo, eh. Con il cappello? Allora, era meravigliosa. Allora, aspetta, facciamo così. Andiamocene nel cappello, nei cappelli capelli. <ride> era un cc ovviamente perché figuriamoci no quello no quello grande grande che hai messo prima sì era un cc il, il, pri il primo sì questo qui uh -huh. questo qui uh -huh. sì questo qui pure però c'era il cappello proprio sta che l'avevo visto questo questo qua in bianco così allora verde i miei genitori per il regalo di Natale mi hanno regalato un biglietto per vedere lo spettacolo di mare fuori e siamo stati oggi nel pomeriggio con i nostri amici. Ma dai! L lo spettacolo è stato Brancaccio. Ti è piaciuto, Verdi? Che bello! Perché io volevo andare a vederlo, ma ho un problema con mare fuori, purtroppo e sono bloccata. Ma ti è piaciuto? piace di più con i capelli corti, Sofia, si sì, è molto bella molto e io è bellissimo il cappello, eh il cappello è bello. Una cosa così con le, con le collane? Il cappello è un cicci. Il cappello è un cicci, ahimè. No, Allora, preferisco... quello, il primo che abbiamo provato, quello un po' più rigido, diciamo, è del pack del cinema, mentre questo che porta adesso è un Mabbè. Allora questo è CC, questo è CC ma questo qui accanto che in realtà è più piccolo del gioco base. In bianco è del gioco base. Ah, carino. Ah, ok. ci farò un pezzo. verde, Vuoi che ti faccio un sondaggio per scegliere il cappello. O te lo eh, non lo so, ditemi. Allora, cioè abbiamo un cappello o quello de del gioco o CC, vai. Eh, il gioco o sì. CC, perché okay. io il cappello io voglio mettere. Eh, il cappellone sta bene sì, allora sì, sì. al posto della mia mamma quando si è sposata aveva il cappello e poi non aveva l'abito bianco ma lo aveva un abito lilla mm -hmm. eh. allora mi hai detto gioco base o cc ma zebrata così adoro <ride> okay. allora questo è il gioco base <ride> questo è cc che... Allora. Se, eh, è più il brutto questo Twitch gioco vuole... se... se Twitch vuole collaborare siamo qui eh, che no, lo aspettiamo magari. infatti no è più bello questo sì beh quello c'è più bello eh, ma perché poi è più largo capito? È... mia madre aveva l'abito blu ed era già tanto che aveva la gonna <ride> no. mia madre ha combattuto fino all'ultimo momento per non farsi la veletta perché mia nonna le voleva mettere la veletta oh, e lei ha detto: No, mamma, non esiste proprio. E quindi alla fine ha vinto lei: cioè aveva il velo lunghissimo. Vi metto un, pure un bianco: qualche... così corto, no più carino quello. Secondo me è più originale. Allora, via il sondaggio: via via il televoto. Perché se non c'è la versione così con la, con la parte sopra, che dite? Che bello anche questo, così o così? Che poi c'ha il sovragonna, non Lo, so, eh, lo zebrato è... <ride> Mi piace questa cosa È particolare Che dite? È io, dico, io dico Questo è un taglier normale un taglier. E comunque Mai però, me sta. Poi dopo facciamo l'altro sondaggio Con o senza coda Ovviamente uh -huh. vedo che sta vincendo l'abito Il cappello CC Bravi. Non l'abbiamo proprio Ora avevamo dubbi insomma cc o non cc i mon cc oppure no tu, ve li ricordate i mon cc ragazzi cosa non ho capito i, i mon cc oddio che so. erano quei, quei scimmietti che facevano così ah, ah si sì. i mon cc i mon cc si sì. No, questa è proprio sì, sì. da vecchia, no? Non mi piace. Allora, visto il cappello, ci adesso un saggio per l'abito: l'abito con gonna senza gonna perché questa è con la sovragonna: c'ha il pantalone, ma c'ha la sovragonna. Mentre quest'altro è senza. Sono okay. belli e poi è lo stesso è un... abito, no. un minutino. <ride> Eh. vediamo, eh, con, senza, sì, con o senza? Sono frutti, solo che, ma che cosa? Cosa, ma co co cosa sono frutti? I mon che fortuna averti qui, <ride> adoro. Allora, senza o con? Con, allora. senza. Attenzione perché c'è un testa a testa, ok ora non più con senza. Con senza. Con senza. To allora, no. eh, adesso sta vincendo senza gonna, ma eh, leggo tattino e poi vi devo dire una cosa importante. Okay. Allora, comunque nel frattempo sto buildando, ho fatto un bagno enorme, con vasca angolare e doccia walk-in, cabina armadio annessa, sono proprio orgoglioso di me. Bravo Datti! Bravo, eh, abbiamo... Allora, Senza. dobbiamo dire una cosa, eh. Il contest, ragazzi, c'è un... attivo il contest sì. Facebook. Eh, non state partecipando, come mai, come non, state mai? Partecipando? non vi piace? Non, non è di vostro gradimento, non, non lo trovate entusiasmante? Diteci sai che faccio? Intanto io direi, lo faccio bianco ma con questi inserti violacei, lilla, che riprendono le scarpe. Molto bello, bellissimo. Eh, che dite, facciamo così? Quale contesto hanno contest? Allora, contest? allora, prima di decidere questo contest, un attimo passo indietro, abbiamo cambiato la modalità del contest. Quindi adesso ci saranno tre scelte così. Tra, tra le quali votare. Eh, è, ha vinto eh, la proposta. Sì, lo so, la vero, l'ho vinto. Eh, la, proposta, quella, la proposta che ha vinto è stata di ricreare una casa di serie TV o di un film famoso. E in questo caso è stato scelto Mamma ho perso l'aereo. Okay. ok. Beh, carina, eh, dai. È molto carina. <ride> tra l'altro, Christian, molto carinamente. È offerto di ehm, cercare la planimetria per tutti e ve l'ha pubblicata nel gruppo. Mm. È stato molto carino, molto gentile. Quindi avete già anche la planimetria fatta. Ci siamo accorti, però, che ad una settimana, dalla fine del contest, solamente una persona ha pubblicato. Ah. Quindi ci stavamo chiedendo, eh, cos'è che non ti piace di questo contest. Allora, qualcuno dice, la casa è stupenda ma è molto articolata. Ia dice, no, non fa per me. E, e okay. i, i gardini? Che sono i gardini? I, Forza, i gradini? Giardini. Allora, Nico non sa fare i bagni, le camere, le strutture dei tetti e i giardini. Ok, allora. Quindi va bene okay. così come abito? Eh, Ci può stare? Prenda. Dai, con la cosa delle collane, così, eh? così è carina. Dai, allora questa lei, ecco qual è, e poi compaio. Io, guardate che meraviglia! Qua ti io, odio, mamma, ho perso l'aereo. Dove okay. ricapita di rivedermi in questo modo? Se avete domande, eh, fatele. Io non sono bravo a costruire, preferisco creare sim. Ma invece hai provato, magari, a metterti alla prova e scopri che sei magari un bravo builder? Prendi me adesso faccio un esempio su di me. Quando io sono entrata a far parte di questa community e poi sono diventata adesso io la vedo in ritardo la live. Quindi la vedo su Discord e vedo qua. Adesso c'è il tuo load screen, bellissimo. bellissimo! <ride> io sempre io, ragazzi, um, potete averlo. Quando io sono entrata qua eh, a far parte di questa community, e anche sì, poi vera. a far, ma, per essere moderatrice, io non sapevo costruire o meglio, pensavo di non saperlo fare okay. quindi poi ho partecipato a un contest, ricordi Fede ho, ho partecipato ai <ride> sei cubi sì, sì 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 quella sui sei cubi e in realtà lì ho scoperto che c'è, che avevo un amore nascosto per il building e eh. devo dire, non me la cavo proprio così male adesso no nel no nel no, B no, ma che stai scherzando, metto questo no ma sì perché secondo me, magari invece scopri di essere portato per altre cose. È vero, no. ciao Lala, approfittane, approfittane, buonanotte. Notte, tesoro. Lo sposo bello. Sì, però mi... eh. Sì, sì, sì. No, ma sì, questo mico, adesso adesso. Ma... Lo... Tu dovevi sentire cioè, la, la, sua, la nostra risata quando su Discord eravamo tutti insieme, una delle no. bellissime volte che succede, perché abbiamo tutti orari diversi. Siamo riuniti tutti e cinque su Discord Per fargli fare questa no, cosa Ti adoro, grazie ancora <ride> Sì, no, sono delle merde Ribadisco il concetto Lo so, Tatti, lo so Me l'hai detto, detto Che cosa? Che è, è troppo complicata e l'ha mollata mm, okay. Non ce la fa Però, okay. diciamolo Tatti sta costruendo Indovina dove, Fede? A Tartosa? No dove? No, non lo so, dove? Adesso al Valle. Indovina in quale lotto? Eh, un indovina tutto, a ah, quello sopra delle ville. 44 per 44. Eh, apposta, vedi. l'altro pomeriggio, ci stava un po' annoiando, quindi siamo andati a dare fastidio su Discord a Mariano Questo e ho chiesto a Tattino di condividermi lo schermo e okay. stava buildando. Bravo. Bravo quindi preparatevi perché secondo me o a te o a Alessandra questa cosa arriverà prima o poi da sistemare. Ma ah, sì? Bene, molto bene Re della live in una sola parola. Oddio, ma questa è Joker, <ride> adoro. Allora, la vero, se posso dire una cosa per il contest, sì. la casa in realtà non è poi così complicata. Spaventa perché è immensa, ma man mano che la realizzavo, confesso che mi divertivo pure. Allora, in realtà, se eh, voi vedete la foto che noi vi abbiamo pubblicato presa da Pinterest mm. davanti è uguale sopra e sotto. Sì, 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 sì. sì. Okay, è uguale, il, il, dietro c'è un po' più di movimento, ci sono del, dei muri un po' che, che sporgono, ma in realtà davanti è uguale, partite da lì magari, partite da lì. Poi se avete dubbi chiedete, però mi raccomando sotto al post, solo sotto al post le domande, perché eh, così in primis evitiamo che le domande ci vengano fatte un po' sparse e noi... Ricordiamo dove ci vengono fatte. Che siamo umani anche noi, e tra tutte le cose, magari ci fate una domanda, noi non rispondiamo, vi rispondiamo e non ci ricordiamo, e soprattutto perché avendole tutte su Facebook, anche chi vuole fare una domanda, prima di farla, può controllare se certo. in realtà la risposta alla sua domanda è già stata data. Quindi è utile a tutti, ok? Però provateci: cioè mettetevi perché i contest sono belli anche per sì. mettersi alla prova. Mettetevi via prova sì. eh. Ma sai Fede E ehm, anche potrebbe essere Il problema dei singrassati. Ce l'aveva Alessandra eh. Con la BBB Ah sì, Eppure l'ho sì. aggiornata eh. eh no Ma anche da aggiornata Sì un po', Dio, un, po' un po' di panzetta ha messo Vabbè, diciamo pure che non fa sport, non fa una mazza. Vabbè, ma a noi ci piace lo stesso. Si può un po' di panza. Ma sì, hai la parmigiana? L'hai salvata la parmigiana? E la salva la parmigiana? Sa, ecco, ricompaio allora, io sì, ora. Sono muovo come stilista e sono diventato un cuoco. Ma dentro il mio cuore c'è l'arte dello stilista. Bello. Aspetta, io sono nato come stilista Archino, oh. il nostro Archino, giusto? E sono diventato un cuoco Ma dentro il mio cuore c'è sempre l'arte dello stilista Da bacio, adoro Fede, ma cos'è questo sfondo? Eh, Furò, sapessi oh, cos'è oh. questo sfondo E che torno a ripetere Ho degli amici che sono delle merde <ride> Non so proprio di che sto parlando. Allora, veramente. io direi di fare una cosa. Visto che comunque gli ha chiesto di, allora, eh. Furocchia. Ma ah. sei da drag queen, voi dovete sapere che lui, una volta vestito così, ha fatto una live. No, allora aspetta. No, facciamo un po' un attimo il punto della situazione. Perché se no sembra che faccia la drag queen. Anche perché ah. sono una cessa come drag queen, come hai visto. Ehm... No, praticamente. A è... Aspetta, fammi Aspetta, Fido, un secondo, devo rispondere un attimo alla vero. Allora no, eh, è stato annullato perché purtroppo anche in quel contest non c'è stata partecipazione. Quindi è stato annullato, lo avevamo detto con Ale in qualche live, mi sembra. E abbiamo dovuto annullare anche quello perché anche quello non, non ha avuto partecipazione. Quindi, siccome è il secondo contest, nel quale la partecipazione, insomma, non è più come prima ci stavamo chiedendo se fosse, cioè che, che problema ci fosse, ecco tutto qua, scusa Fede. <ride> no, no, tranquilla, tranquilla, dicevo niente, praticamente fu una cosa tipo una scommessa con Mariano, che poi ci mette sempre lo zampino Mariano quindi in queste cose, <ride> dove disse all'epoca, era all'inizio, eh, ah se raggiungi tipo, non so, un tot de follower, no ma lui mi disse... Se ti faccio raggiungere un tot di follower Ti vesti da don Dico sì sì vabbè tanto non c'è o è, oh, oh, è un'altra cosa non mi ricordo Vabbè insomma c'era un obiettivo tu, sì sì ma tanto non ci riuscirai durante sta, sta live Oh porca paletta C'è riuscito Eh certo che ci riesce quando si mette in testa una cosa quello... Porca paletta c'è riuscito E quindi Niente mi è toccato fare la live successiva vestito così però devo dire ho fatto erbotta oh. insomma c'erano un sacco di gente in live che mi guardava bellissimo bellissimo <ride> improvvisato così con due con due cose appena uscite allora, cioè, allora possiamo lavorare per voi se lo volete adesso ci metto una buona parola anche con gli altri eh Barbara lo so c'eravamo tutti in quella live chi è che non c'è? Quella fu una delle live in cui veramente ho detto o ora o mai più. Mamma mia, comunque sta casa è lurda, eh? Cioè, fa schifo proprio. Guarda sto lavandino! Che eh, cavolo! Tu considera te lo pago. No, non serve. Tu considera che, però, il raggiungimento dell'obiettivo era stato fatto tipo un'ora un prima della live, o eh, forse capito. un paio di ore prima della live. Quindi, ok, Teo è molto bravo a ma in quel momento loro hanno dovuto improvvisare perché l'arrivo No, la eh, volta dopo poi, cioè noi avevamo raggiunto l'obiettivo, però lui mi disse la volta dopo ti, vi, ti devi adesso vestire così. Sì, però così. comunque sì. era da martedì, quindi il tempo sì, c'era pochissimo, pochissimo, il tempo era poco, poco poco poco, sì, 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 sì assolutamente. Sì, 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 assolutamente. No, ma poi il bello è che mi ha truccato con quello che c'era in casa di, casa di qualcosa che aveva recuperato è cioè, una cosa tremenda, ragazzi. Quando scade questo coso, tra cinque giorni potrà essere mangiato ancora. Eh? Facciamolo mangiare, vai. Prendi una porzione. Lui si è finito che spurciasse. Magari no, eh, eh, ma prend... la live. Pensavi, la, la live è stata da Federico. Federico ha fatto la live così su questo canale. Sì, fatto... così, fatto così, ma la potete c'è su, su YouTube, eh? YouTube su, su YouTube c'è però c'è ehm, l'audio di Mariano, Eh non A lo Federico. so, se proprio... fosse stato da Fede St No, no, il trucco di aspetta, ah, non ho capito trucco, ah, ah che me lo ero fatto io da solo. No, 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 ragazzi, assolutamente no, <ride> non sono proprio no, in grado Teo, di fare, è un make artist tecnico delle luci, tecnico Tutto. del suono, tecnico, tecnico audio. audio e adesso, adesso addirittura ehm, crea siti internet. Lui fa tutto, cioè noi senza Teo saremmo tutti molto persi sì, onestamente. onestamente. Ecco, è un sì, bel, un bel mignottone. mignottone Era questo il sound: ecco. molto bene. Eccolo qua. E poi esatto. ovviamente fa tosta, pizzette e si pulisce da solo molto bene. <ride> un fornetto, un fornetto. Vado allora, a cercare la live, su YouTube la trovi su YouTube molto bene, proprio come, come, come rovinare una carriera io, Mariano. L'ho conosciuto proprio grazie a questo sound, ecco, capisci? <ride> no ma tipo ci sono delle cose ma certe figure di merda ho fatto quando è stata fatta più o meno eh, l'anno scorso eh. sì, ma guarda scorso. la trovi la trovi su, su youtube qualcosa dovreste quindi è stata fatta più o meno eh, eh, ma guarda se tu vai nei video se tu vai nei video e fai e scorri la vedi perché vedi una travestita praticamente Considera allora. che era prima che io diventassi moderatrice. Sono diventata moderatrice a dicembre dell'anno scorso del eh, 2021, capito? Quindi, insomma, Quindi. allora che facciamo? Li facciamo andare a. Visto che è sabato, loro non, eh, non devono lavorare. Gli facciamo cambiare abiti. Cambia abito. Dove lo... vabbè, vestito così. E poi se è dà una mossa a magna, questo è lento affatto tu tutto comunque. Eh? Ok, mettiamo paura. Ma dove va vestito come in incretino? Ma che cos'è? Ma cosa gli ho Ma che cos'è? Abiti, cambia abito. No, vabbè, mettiamo di qui. Ma è vestito da mercoledì, oddio, non mi ricordo se eri vestito da mercoledì. No, Avevo quella un è un'altra, quella è un'altra quella è un'altra era. di chi era sempre la colpa di te vestita da mercoledì? No, ovviamente, ovviamente. Viaggia, ah. via... Come viaggia? Ah, viaggia, sì, con lei, ovviamente. E ce ne andiamo a Tartosa e andiamo a vedere cosa troviamo a Tartosa. Dobbiamo trovare la location. Dov'è dov'è Tartosa? Eccola qui. E... Trovata, ecco. Quindi adesso ci sarà. <ride> Dove, dove li mandiamo, ragazzi? Devono andare verso... Dove, dove stanno tutte le cose? Tu mandali, che ne so, sulla spiaggia e poi verso la piazzetta a fare il bouquet e queste cose qua. Ah, ecco. Come, allora, vedete, ovviamente eh, le ciglia Teo me le ha coperte così, che le ha fatte però in modo da integrarle come se fosse nell'ombretto. E poi me le ha... Oh, vedi... Chi c'ha questa, mo? Che gli sei sciorto, Pora fia? Fuggi immediatamente. Pianifica l'evento nuziale, no? Certo? Sì. Quindi pianifichiamo l'evento nuziale. Allora, cerimonia nuziale, scena prenuziale, No, ricevimento. Ah, dobbiamo fare Questo, Quale facciamo? Allora, io farei la cerimonia nuziale. È solo cerimonia nuziale, eh, solo che quello. ti manca fedi, ma vabbè, si, può, si possono sposare lo stesso, qui che cos'è? In... No, aspetta, qua quando inizia un evento, seleziona le attività eh... ah quello che devono fare quando comincia l'evento, mm -hmm. sì. soffia le bolle di sapone, si sì, Beh, io farei tutto, tranne tranne <ride> la cosa del tema. Sì, o il faccio, banchetto faccio tutto tranne che baciare sulla bocca beh eh, venerdì abbiamo visto che <ride> si inizio cammina lungo la navata eh, eh, moira vivaldi è vero moira, 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 vivaldi. moira vivaldi bello bravo c'è ragione moira vivaldi. moira vivaldi scambia le promesse <ride> taglia la torta ballo banchetto celebrativo bevande primo ballo eccetera 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 poi Um, qui che cosa abbiamo Ah eh no modifica l'abito Cioè abbiamo perché Ah è perché ah, prende sempre Il primo formale invece quello è il secondo Quindi va spostato Metto qua Questo no eh sì. Ok io meraviglioso comunque No ma la barba ragazzi Mamma mia. Ma poi la piega perfetta Sì sì Nuovo tratto della parola. Si, sì, va bene. Ok, eh, modifica, no. però vedi, non me l'ha modificato l'abito. Vabbè, allora lascialo così. E poi, quando vai in... durante la eh, cerimonia, fai eh, cambiamento. Lo fai infatti, infatti, infatti. No, vabbè, te li adoro. Ma io ti voglio a Drag race Germany. certo ci sta unico. <ride> ah, poi... Ha detto che ti metterà come sfondo del computer. Molto bene, adoro. <ride> Dove li facciamo sposare? Siete tremendi. Remeddi, dov'è? Come si chiama amore, tipo come tartosa, ma, ma dov'è qua? Aspetta. Beh, è carino pure il parco del Montegomorebbi, eh? Mm -hmm. il... Sì. Sulani, no, no. No. Tarto, ritrovo unoziale questo e fammo questo, mm -hmm. dai, va. La goccia ferena. Madonna mia, comunque vorrei Quindi posso fare quello italiano o quello tedesco? ecco certo ma no stanno già qui che si sposano ma se stanno già sposando quindi no 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 adesso però è iniziata la cerimonia eh, ma l'hai invita invitato gente? ce l'hai gli invitati? eh no non ho invitato nessuno aspetta <ride> dobbiamo rifà come si rifà? Dovremmo ripianificare il matrimonio no vabbè fai invita nell'atto attuale dai Aspetta, aspetta, ma che salta il lavoro? Sì, lei può farlo. Ah, ok, eh, aspetta un attimo che mi sto a allora, sto nel panico, fermati, allora vado con lui. Uh, attività cerimoniali, dov'è? In vita nell'otto, dov'è? Eh, no, devi fare dal telefono. Ah, ok. Guarda amico, ti metto pinnato solo perché... Il marinaio spiegò le vele al vento. vento capito? <ride> Questa è proprio una battuta alla Federico. Yeah. Senti, io io, no, battute. no, allora aiutatemi a fare sta cosa. Chi allora, è che conosce più gente? Lui, immagino perché sì. lui. È... Ok, allora vai sul telefono: fai invita nell'otto attuale in sociale. Dove sta la boccuccia? Sociale, okay. Okay. ok, invita nell'otto attuale, giù. Ok, e Sì, sì, non, sì è non è che abbiamo tutti queste amicizia. Eh? No. Ah, noi dobbiamo conoscere 50 persone, Federico. Lo sì, sai? vabbè, ma adesso magari e posso che farlo pure lei a sto sì. punto. Scusami, eh. Eh, socializza in vita nel lotto attuale, che sono sempre le stesse. Peraltro, vabbè, oh, sì. eh. che bel matrimonio senza invitati. Un matrimonio da incubo. Ma lei non mi cambia l'abito, però. Abiti, eccolo cambia abito questo ok oh carina dai quindi eh, bella. allora dov'è qua andiamo andiamo alla quindi ci cioè, cioè, andiamo direttamente a sposare sì, io direi di sì qua. a questo punto um, eh, ma gli invitati si dovrebbero teoricamente sedere no eh, sì però non avendoli invitati dall'evento, ma solo così non so se vengono. Prova a fare attività cerimoniali. Allora, su di lui? Sulla allora, navata? Attività okay. cerimoniale. Allora, fai che gli. O no, fai che gli ospiti. Fall eh, Nav la navata, ok. okay. Si raduneranno? Poi. Non l'Artico? Tutti quelli stati ingoffata, devi confessare che non gli lo stile degli vero, ma sti cazzi, eh, poi allora attività cerimoniali, aspettate, com'era qua? Mm. No, dove eh, raduna lungo la navata, allora raduna, però ci devo andare con lei, dove sta? Ah, devi scegliere uno dei due archi, ok. Quindi teoricamente adesso dove sta? Dove si sposano? di qua. Ah no, di qua sta. Ma dove si sposano? Ah di qua. Ok, abbiamo fatto questa. Sì. Fuori all'esterno secondo me è più carina. Lo, lo riusciremo a fare questo matrimonio, raga. Direi già è tutto buggato il matrimonio. Ma dove stanno? Oh, al massimo se non vengono li rimetti adesso, fai il matrimonio aspetta, adesso. Aspetta, adesso aspetta, aspetta. Adesso. aspetta, aspetta, eccoli, eccoli, eccoli. carini però dai sono molto belli eh quindi adesso in teoria devi mandare Cam... lungo la navata due, verso l'altare due sim allora aspetta manda mettiamo, verso... facciamo così okay. uh, cammina verso l'altare no l'altro era quello perché ci va in due così ci va solo uno vedi cammina manda verso l'altare devi andare due sim ah. loro due ok allora, Scusate, questo allora. È un premio, no? raduna la navata. Cammina verso la navata. Beh, al massimo si sposano da soli e poi fanno tutto. Eh. Cioè, insieme dai, va bene. Carini. Oh, no, ma è al contrario. Vabbè, uguale. Da, 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 da. Tata 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 tata. Mi stanno già. Questa eh, cosa non va bene. Quindi dobbiamo un attimo. Allora, Mattia. Allora raga, discorso un po' off topic. Quanto mi stanno sulle palline da golf Quelle persone che ti seguono? Tu ricambi e loro smetterò di farlo per farti sembrare un loro fan. Vorrei dire: Ma chi ti caga, è eh, amore mio? È gente che vive di questa <coughs> cosa, ok. Torniamo. E... oddio Nicolò no, come si chiama il postino più bravo di tutti? Federico Franco Bollo Radu, allora fai che gli ospiti no uh, dov'è no questa abbiamo fatta aspetta dov'è che attività cerimoniali raduna per i discorsi no Scusateli, no, scusate rifammo. dove vanno sti due attività cerimoniali Um, prendete posto Qua No, qua, qua, No, manco per niente Ma dove vanno sti due? Lei corre ah. Ma dove sta correndo? Ma non abbiamo neanche la torta No, non l'abbiamo fatta la torta Serve il cibo uh, Quello più costoso Dai famogli una cosa più costosa Questo lei qua che cosa fa? Bevi, uh, richiedi un brindisi A lei giustamente, beh, comunque un po' di persone nel lotto ci stanno. Quindi Dai, è proprio la ma cosa sta facendo lui? Allora, Sofi tu devi capire che il gameplay per Fede No, per me è proprio una non cosa. Però è proprio la sua zone, capito? Quindi ah. lui si. Sì picchia, ma gioca per provare i lotti. Sì, io solo Quindi quello faccio. Ecco. No, no, vabbè. Allora, aspettate allora. Ti, ti da... scambia le promesse. Ok, fammi una cosa celere perché altrimenti. Qua. Secondo te, no? Adesso Nico ha scritto. Cosa, eh. e non, non c'è assolutamente niente di offensivo. Qui eh. eh, mi ha bannato la parola latte. Ho dovuto accettare la parola latte. capisci? Lei col cellulare? Scusate, è un impegno. Scusate, okay. Sono belli, però, ma sono bellissimi. bellissimi. Quindi, e volevamo fare? queste promesse? Scambia le promesse? Sì, dai, scambia le promesse e bacia fai. Dov è? È ma dov'è l'ufficio? Eh no, non abbiamo chiesto della damigella. Avremmo dovuto chiedere della damigella e tutto il resto. Ma tanto il pack è, è buggato. Quindi ah. non avrebbe mai funzionato. Meglio così. Meglio così. Quindi? Stiamo a questa situazione. Che se stanno, a <ride> stanno facendo? Stanno facendo. Si stanno a raccontare cose. Ok. C'era una volta, prome prometto, prometti, ti giuro amore, un amor eterno. Oh, no. eh. Eccolo l'anello. Oh, ma sei brillocco che gli ha dato a lei, oh. Non la? Certo, l'anello di lui è uguale a quello di lei, però va bene. Cioè, è carino, bello. Ok, lei è triste, eh? Perché? Non ti piacciono i vestiti? Oh, oh. Oh, uh, è carini carini oh quindi sono sposati ufficialmente allora pure a mostrare le bubble in live su twitch va bene ma parlare di latte no esatto un bacio coniugale eh? carini sono bellini dai oh Tanto gli obiettivi li puoi fare lo stesso, perché adesso tu clicca su eh, lei o su di capocciare. lui eh. e mandalo verso la navata, o mandala verso la navata, così già un altro punticino lo fai. Poi il ballo e tutto il resto lo puoi fare, tanto anche se non gli invitati. Cammina, no, com'era? Aspetta, scusa, aspettate. Ma cammina lungo la navata, o con lui o con lei. Mm, cammina, cammina, no, lungo la navata, Ok. Mm -hmm. Lui si sta pisciando sotto in tutto ciò. Mo' tra un po', secondo me si piscia sotto. Ok. Guarda, eh, un becchettino. Dai, te lo permetto. Che cosa? Eh, usa il trucchetto dei trucchi, dai, tocca i bisogni con shift e tasto sinistro, premi sul sim. No, aspetta. Cioè, Dato il trucco dei trucchi ce l'hai attivo tu, no? Giusto? No. Ah. Vabbè, dai. lo mando al bagno, senti. dai Capire dove sono i bagni in okay, questo posto. È tutto, e devi anche andare allo, al bagno e trovare uno specchio. Perché è troppo giocoso e rischia di morirti. Quindi devi andare a calmarti. Allo okay. specchio Ok, magari se si dà una mossa. Lui è rimasta sola lì. Ok, poi cercare di, cerca di calmarti. Ok, ma te calmata. Ok, sei calmo? Sei perfetto? Ok, e non abbiamo una torta. Non abbiamo, Mannaggia. E mo'? Allora puoi usare un trucchetto. Compra un computer portatile? come compro un port... lo... si sì, compra un perché si può comprare dal computer. Quindi, se tu compri un portatile, fai, ordina e poi rivendi. Cioè, vi rendete conto? Tocca comprare un computer. Dove lo posizioniamo? Qui su sto tavolo. Ok, va. Ok, vai qui. Um, altre scelte. Ordina. Devi altre andare fuori. Ordina. Ordina, ordina. Ok, regali. Artifici. Altre scelte, altre scelte. Alle libera. Questa è la torta nuziale. Beh, ovviamente voglio la più figa, ragazzi. Quella che costa di più in assoluto. Qual è quella che costa Lì. di più? Eh, l'inutile, questa nera che costa tipo due, 2,50 qua. Mi piace questa che ha pure il viola. Bella. Questa. Dai, questa qua. Perché il matrimonio l'ha organizzato lei. Quindi, sì, beh, lei ovvio. Avrebbe potuto organizzarlo Isabella. Quindi, quindi mo ce l'ho nell'inventario, teoricamente. No. Sì, adesso, io adesso devi prendere un altro tavolino, libero, tondo, per metterci la torta al centro, altrimenti non te la tagliano. Ok, allora un attimo, Ariannamo allora, qua. Torniamo qui. Uh, allora, ben... sofia, Io stavo giocando con la Legacy dei peccati di Esi e i sim mi sono morti tipo quattro volte per la rabbia del tradimento. <ride> Nico, tutti i matrimoni, tutti ai matrimoni comprano i computer durante il banchetto. A certo, voglia! chiamano i paesi. Che faccio? Lo piazzo qua in mezzo il tavolinetto, il tavolino. Ma ma sì, no. mettiamolo qua, dai, questo è troppo grande? no, va bene... aspetta però perché fuori, però perché questa è una pista da ballo, mettilo fuori da oh, mettiamo qua, dai, dai. mettiamo dai. qua, ecco così, quindi poi ora teoricamente torniamo al gioco, dov'è la torta, piazziamola qui sopra, quindi poi eh, andiamo qui... Uh -huh. uh, Attività cerimoniale, sì, eccola qui e uh, che gli ospiti. Altre scelte raduna per la torta, giusto? sì, sì. ecco lui. Dov'è? Ok, non c'è nessuno. Non si è riacchegato nessuno. Un matrimonio di merda. Non così non l'ho mai visto, <ride> capisci? <ride> eh, mo', si sono radunati. Ma non la tagliano la torta adesso dovrebbe esserci proprio ora eh. no, ora quando non se sa però va bene No, dovrebbe esserci proprio l'opzione eh, comunque Che fai che la coppia tagli la torta nuziale eh, eh, seleziona le nuove decorazioni per la torta no eh? raccoglie in pacchetta prendi un pezzo no se eh no dai da mangiare la torta jade è molto carina fai gli ospiti sì. che lanciano altre scelte no se no fai le attività cerimoniali e dai da mangiare la torta jade allora devi mangiare la torta jade ok perfetto quindi gliela tira no guarda quanto qua. è carina questa situazione oh dolci primo ballo Ok, lei già si sta a mangiare un altro pezzo Un'altra un pezza di torta. Poi attività cerimoniali. Ehm, per, raduna per il primo ballo. Quanto ci mettono a mangiare un pezzo di torta? Madonna, sono lenti. <ride> sì, ma questa torta sembra che abbia sopra dei profilatti <ride> <ride> Visto che eravamo in tema, ecco. No, no. Mi sembra No, andiamo qui le colonne che fluttuano. Ma dove va lei? Lui? Cosa fai? Saluta? Perché lei va via? Ok? Quindi vai qui, dovete ballare. Balla sì? un, un lento insieme sì. a Jade, ok? Balla questo lento. Perché non balla? Madonna mia, che eh, Domani dobbiamo provare Fede a togliere la BB e a giocare un attimo, perché secondo me è quella che dà problemi. Perché fino a che costruisci non te ne accorgi. Ma in gameplay dà un sacco di problemi. Balla insieme a Jade, amore. Quindi domani controlliamo un attimo sta cosa, ricordiamo. Ah, attività cerimoniali. Ehm, raduna per il primo ballo. Niente, non fa una mezza. Proviamo se lo fa lei. Eh sì, no, raduna per il primo ballo insieme. Ciao Barbara, buonanotte, grazie Ciao per Barbara, essere stata buona... qua. grazie veramente, per essere stata in mezzo ai nostri sc scleri, un sì fa. assolutamente, e grazie per aver condiviso con noi anche le tue cose, eh. assolutamente, assolutamente, grazie, grazie, grazie di cuore. Quindi tanto, problema il siamo... tuo salvataggio finito, potrebbe essere della BBB, Mattia provaci, provaci. Vabbè tanto comunque no. siamo in, in chiusura anche noi Vabbè e se non lo concludiamo Tutto sta cosa Cioè mancano solo due cose Il primo ballo e soffia le bolle Vabbè comunque il, il grosso l'hai fatto Quindi Ah, ah Ma sì. ah, Potremmo finire sta cosa Sta buffonata Dai eh, Dov'è No vai da lui Dai dagli un bacio coniugale No, Ma manco questo fa eh, mm, è buggato. Aspetta, il pack. aspetta. Oh, aspetta, forse ce la facciamo. Eh. Che dobbiamo fa? Si ammazzato. Ok, che facciamo? Ce la fanno? Sì. Ci sono dati una capocciata. Sì, no, vabbè, purella Oh amore, ecco lei, e due? Ecco, e dai, però è di goccio. Comunque erano eh, tutti e due. È bello. È bello. Allora, Tra aspetta. poco ci sono gli Oscar, è vero Mattia? Sì, sì, sì. Allora facciamo così, attività per il primo ballo. Non lo, vedi che non la carica proprio l'attività? Eh, secondo me, Fede, dobbiamo controllare questa cosa della Perché il pack è comunque rotto suo, è buggato di suo, eh. dobbiamo controllare questa cosa che cos'è? Tu il tuo telefono, ho tolto il tuo telefono, ok. Vabbè, che faccio? Chiudo la cerimonia. Sì, chiudi. Sì, Con la X, sì, dai. ok. Vuoi terminare in anticipo? Sì, che tanto ho già una festa di merda. Ok, perfetto. Vabbè, senti, salviamo, intanto loro si sono sposati, quindi teoricamente, e hanno 21.847 Simoleon. Diciamo che se giochi un po' off-live, mm -hmm. la prossima volta che porti il gameplay... Potremmo fare fighi fighi e provare ad avere un bimbo. Ah, ok. Quindi proviamo ad avere un bimbo. bisogna arrivare a 30.000. Ma matta mila. che cura a destra e manca. <ride> È una matta, l'hai detto una tu ah, Infatti, quando lo avete detto l'altro pomeriggio in live da Ale, io ho levato tutto e pool. E ora, infatti, sto buildando con i trucchi. Sì, ah, perché vedi. purtroppo c'è stato un aggiornamento. Dopo un altro aggiornamento che no. però ha portato a un altro aggiornamento, quindi nei due giorni ci sono stati tre aggiornamenti apposta. e la BBB si è rotta praticamente. Ecco, quindi, che succede? Che durante la build è tutto a posto, ma in gameplay i fumetti sono mh, tutti con le punte oppure i sim non dimagriscono, ingrassano e non dimagriscono. Quindi ma secondo cielo, me è un problema. Insomma. Un casino. Hanno fatto un casino. Il momento più bello della vita il momento dovrebbe essere. Il momento proprio: dove sono? Vanno via a piedi. Neanche, cioè, uno da una parte e uno da No, le, lei corre, lui che ne fa più. Vedo una volta arriva a casa. Qual era quel trucco per vedere in prima persona il sim? Oddio, come si il chiama. Hub. Tab. Eh, tab però era un'altra uh, un cosa. No, mi che era solo tab, prova. No, era tipo tab qualcosa. No, ecco, vedi, tab è shift tab. tab. Ecco, e compaio io. Madonna, che immagine orrenda comunque. È bellissimo, <ride> amore. Aspetta, fate un po' com'è. Eh, shift tab. Però bisogna cliccare su di lui. Com'era? Clicchi su di lui e fai shift tab. Non lo, fa non lo so. Io non l'ho mai fatto perché in prima persona, mai. Perché... Boh, non lo so. Vabbè, comunque, fammi una cosa. Lei già sta a casa? Ma lei dove sta? Mm -hmm. Ah, lei sta al computer vestita da sposa, ragazzi, eh? cioè vorrei far notare questo, lei è scicchissima Facciamo una cosa, allora, sono stanchi tutte e due, secondo me la è una giornata impegnativa, quindi dormi lui, dorme lei, dai, bella, spegni sto computer, dorme lui, dorme lei, è, è sempre sabato sera, ovviamente è stata una cerimonia molto impegnativa. Forse la prossima volta se riesco a giocare un altro pochino e a fargli uh -huh. fare un altro pochino di soldi, magari la prossima volta potremmo anche cambiare casa volendo, no? Ah, volendo certo, così, come la no? Sì, in botta di vita, eh? Se ne andiamo da sta pecchia insomma. Ok? Eh? Quindi allora, io direi facciamo in questo modo. Ehm, allora facciamo così. Ci andiamo di qua. Eccoci, ce ne andiamo di qua, ok? Andiamo, uh -huh. Torniamo in, in prima persona. Allora, ragazzi, allora, innanzitutto, io vi ringrazio, spero che vi siate divertiti. Spero che questa live vi sia piaciuta con questi argomenti un po' piccanti, un po' come dire, un po' fuori dal comune, ma, tumore, no, ma che comunque sono sempre. Sono sempre importanti da affrontare insomma se lo si fa per conoscerci lo si fa per anche a volte magari anche per avere un consiglio no come prima c'era la ragazza che chiedeva diceva eh, non so com'è uno magari voglio dire comunicando parlando anche tra di noi cerchiamo di aiutarci a vicenda anche per via delle esperienze no abbiamo tutti quanti delle età un po' diverse quindi magari chi ha un po' più di esperienza può condividere la propria esperienza con chi magari ha dei dubbi, incertezze, perplessità, eccetera, eccetera, eccetera. Allora ragazzi, innanzitutto vi ricordo che questa live la potete vedere per 14 giorni direttamente qui su Twitch, oppure potete vederla direttamente sul mio canale YouTube Euforbia 1981 dove potete trovare anche cosa la, come si chiamava, che ma la sono scordata. Moira Vivaldi. Moira Vivaldi, Moira Vivaldi. Molto bene, eh, vi ricordo ovviamente che eh, con noi ci rivediamo, spero, insomma, martedì se non ci stanno impegni, cose strane, vediamo se magari nel frattempo riesco a giocare un pochino e portare avanti questa situazione, vediamo che cosa succede, magari lì riusciamo a trasferirli, magari vediamo uh -huh. se riusciamo a dargli una sistemata alla casa, perché loro devono raggiungere 30.000 per avere un figlio. Eh. Ma questi 30.000 li possono spendere o non li possono spendere? Allora in realtà quello che consiglio dire, è di so. spenderli fino a che lei non è rimasta incinta, però fino, cioè, una volta che poi lei è rimasta incinta, il secondo dopo può iniziare a spenderli. Ecco, ah, okay. cioè li puoi spendere. Soli. Cioè, tu devi raggiungere, arrivare a 30.000, una volta arrivati a 30.000, loro fanno per avere un figlio, giusto? Sì. Ok, sì. perfetto. E, e quindi poi dopodiché eh, se possono cominciare a spendere questi pippi per cercare da una sistemata sta casa. Molto bene. Uh -huh. Molto, molto bene. Per quanto riguarda invece eh, la nostra Alessandra, ovviamente la trovate tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, dalle 14 alle 16 sul suo canale e il venerdì uh -huh. eh, la sera. Allora, sì, no, no, abbiamo fatto la rettifica. Un, allora no, 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 per un periodo okay. perché la, Alessandra l'ha spiegato l'altro giorno, sta, si sta ancora curando, sta ancora prendendo ehm, l'antibiotico che eh. è tornata adesso a, alla vita insomma, di prima quando non stava male mm. e arriva stanca la sera. Quindi per un pochino il venerdì la farà di, di pomeriggio. Non ok, sera. quindi non la sera. Allora quindi rimaniamo che per il momento sono dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 direttamente uh -huh. sul suo canale. Ok, perfetto, questa è la cosa importante. Allora, ragazzi, che dire? Io innanzitutto ringrazio la nostra Picci Picci Piccina piccio, picciottella picciottosa, il mio piccolo maron Glassé. Mo' piccola è un parolone. Però il maron classe è buono, ma grazie a allora, te, Allora la mia maron Glassè, <ride> la, la mia diplomatica, così la voglio. Comunque è, è una fame, settimana ehm. che mi danno minoli di dolcetti dolcettini. dolcettini. La mia cassatina, <ride> la mia cassatina, eh? Una piccola cassata. <ride> Un piccolo cannolo siciliano, eh? con la crema, quella tutta passata all'accosa. Quindi quella settacciata che quindi viene proprio fina 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 fina. Eh? che da una parte le scaglie di cioccolato e dall'altra invece la granella dei pistacchi, eh? con la cialda eh, però buona. fatta al cioccolato buonissima mm. non è proprio quello originale ma è buonissima eh? mamma mia ah. una dichiarazione così nessuno me l'aveva mai fatta ti slinguazierai tutta da capo a piedi <ride> comunque apro e chiudo una parentesi tornando un attimo al discorso di prima dei giochini allora ragazzi ehm um... Ormai lo dico, tanto ormai stiamo in chiusura se c'è bannano sti cazzi i lafellazzi non li fate con la cioccolata che, che è a toppa, ve lo dico detto ciò questo ci viene sempre a precisarlo, anche a me ha fatto questa raccomandazione <ride> oh, uno quando dice che condividi le esperienze <ride> <ride> Oh, sono importanti, eh. Cioè, raga, a Nutella a tappa vi rimane qua, buoni, eh. Quindi, eh, sappiate, insomma, uno... Me meglio, me prevenire è meglio che curare, io ve lo dico, insomma, ecco. Crema pasticcera va benissimo, una crema chantilly. Eh, Qualcosa che de aiuta... della panna, dello yogurt, sì, ma che non a toppa, perché la cioccolata a toppa, ve lo dico. Comunque, <ride> ecco... Vale, dice lo terrò in considerazione giustamente. Bravi, segnate tutto voi. segnate, Voi segnate, tutto. Voi segnate. Piuttosto invece, una cosa <ride> prima di lasciarvi: se volete, cioè, se mo, a parte scherzi, se vi piacciono delle, delle live un po' così, un po' più chiacchierecce, qualcosa, anche chiedo per un amico problemi, veramente. Se volete, che ne so, qualche consiglio, qualcosina, eh, voi scrivetecelo. O scrivetemelo in privato come vi pare uh -huh. scrivetelo più a Picci, che magari Picci riesce a vederlo meglio sì. poi dopo me lo dice. E noi sì. argomentiamo in maniera del tutto anonima, ovviamente all'interno di una live. Quindi, se c'è eh. un qualche argomento che vi fa piacere tirare fuori. Ricordate che le live, ovviamente, da me, essendo fatte la sera, non c'è nessun problema. Quindi possiamo parlare tranquillamente di tutto, ok? Quindi ve lo dico: se volete. Io voglio un contest di sim eh, però faccio. non di costruzione Eh lo so Eh lo so, lo so, lo so se, se, Lavoriamo, lavoriamo un pochino Cercare di Avevamo un attimo sospesa Adesso rimaniamo un po' sulle build Però insomma cerchiamo un attimo di eh, Tornare al regime un po' su tutto Allora come dicevamo io ringrazio ancora la mia Picci. Grazie Grazie come sempre che mi supporti Anche tu in queste mie live Così un po' Biricchine ecco uh -huh. ma soprattutto io ringrazio tutti quanti voi che siete stati con noi fino a quest'ora eh, spero appunto che vi sia piaciuta questa live spero che vi abbiamo tenuti compagnia spero che tirerete fuori altri argomenti col quale appunto che potremmo sviscerare del quale potremmo parlare e soprattutto io vi auguro una buona notte un buon inizio settimana che sia pazzesco. So che in Italia oggi a Roma ha piovuto, eh, eh, qui stava piovendo perché... prima, però è stata comunque una buona settimana e allora speriamo che insomma la settimana che entri sia almeno soleggiata, ok? Ragazzi, vi voglio veramente bene, vi auguro una buona notte e un buon inizio settimana. Ci vediamo martedì qui con una nuova live e anche martedì se volete gli argomenti sono aperti, sfogatevi. Ciao ragazzi, buonanotte! buonanotte. Ciao a eh. tutti, ciao! Però questa scala, eh, cioè nel senso, la casa no, no. qui, qui sul terrario, no. c'ha un funghetto tra la casa. Uh. Uh.